Imbido lo Spezia dopo 55 anni, una partita molto attesa per la rivalità tra le due tifoserie. Lo stadio sarà tutto esaurito, 10.000 spettatori al momento. A livello di ordine pubblico qui all'interno dello stadio la situazione è tranquilla, un po' meno fuori dallo stadio alla stazione ferroviaria di La Spezia, dove ci sono stati alcuni scontri tra tifosi spezzini e tifosi genuani. Perché genuani? Perché i genuani sono gemellati con quelli del Napoli. Al momento qui tutto tranquillo, vedremo se lo sarà durante la partita, lo speriamo. Dal punto di vista tecnico è un esame importante per il Napoli. Un Napoli che ha deluso nelle ultime partite, due pareggi consecutivi, due punti nelle ultime tre gare, è atteso a un riscatto qui alla Spezia, dove però, pensate, la squadra di casa non perde dal 27 febbraio del 2005. Forse lo capirete anche dal clima che sentirete da studio, lo stadio è stracolmo, c'è un clima davvero particolare. Beppe Savoldi ha allenato alla Spezia, dunque sa cosa vuol dire giocare qui allo Stadio Picco e forse ci può spiegare il perché lo Spezia qui in casa non perde mai. Beppe Savoldi. Sì, buon pomeriggio. Sì, io qui ho allenato e sono venuto anche da avversario, sempre come allenatore chiaramente. Qui so cosa vuol dire, qui anche d'inverno fa sempre molto caldo, ve lo posso assicurare, e la squadra che viene qui deve sudare le proverbiali sette camicie, deve fare un grande exploit per uscire con un punto. Hanno 5 punti a testa in classifica sia lo Spezia che il Napoli, due squadre che giocano a specchio con il 4-3-1-2, con il trequartista sia lo Spezia che il Napoli. Oggi nel Napoli lo farà Bogliacino al posto di De Zerbi, che non sta ancora benissimo e parte dalla panchina. Torna Amodio a protezione della difesa. Nello Spezia c'è una novità a centrocampo, fuori Confalone, dentro Rossi. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, era un Napoli che era apparso un po' stanco, Mario Sconcerti lo faceva notare anche prima della partita con la Triestina. Beh, la squadra in settimana ha lavorato molto sulla velocità, dunque oggi sicuramente potrà riacquistare quella brillantezza che non ha avuto nelle ultime partite. Se non avete domande è tutto. Va bene, credo, non so, Mario, vuoi chiedere qualcosa? No, io ho una curiosità, nel senso che mi sembra un Napoli molto coperto. Cioè ci sono i tre mediani più Bogliancino che di solito fa il regista davanti alla difesa. Cioè, più che un fantasista, l'impressione, ed è questa la domanda, l'impressione è che Bogliancino ossia un mediano aggiunto, cioè che ci sia quel famoso tentativo di trovare una soluzione per le partite esterne. A Beppe Savoldi il quesito tattico. Difatti è proprio così, abbiamo osservato nelle ultime due partite esterne affrontate dal Napoli che qualcosa non andava, specialmente a centrocampo, troppe le tre punte, il tridente è sicuramente troppo azzardato fuori casa. Io credo che questa sia una soluzione che possa gradire questa squadra, a meno guardando l'organico e l'aspetto tattico e chiaramente anche la caratura dei giocatori stessi. Tra l'altro saranno tantissimi napoletani, non solo sugli spalti ma anche in campo, perché pensate che nello Spezia ci sono tre giocatori nati a Napoli e ben sei giocatori che hanno giocato nel Napoli, quindi davvero una partita in famiglia, per modo di dire, visto che poi in campo se le daranno di santa ragione. Fabio. Sì, non abbiamo dubbi. Grazie, allora buona partita anche a voi naturalmente. Poi c'è da chiedersi, Reia, quando deciderà di trovare. Tornata del campionato di Serie B, Spezia-Napoli, 5 punti in classifica delle due squadre, 5 anche i punti di distacco dal Brescia capolista, quota 10, la sfida tra le due squadre che hanno vinto l'ultima Serie C, lo Spezia il girone A, il Napoli il girone B, con 5 punti in più dello Spezia, una sfida che torna a 4 mesi di distanza dal doppio confronto in Supercoppa di Serie C, 14 e 18 maggio, con lo Spezia che si laureò campione per la regola dei gol segnati in trasferta dopo aver pareggiato 0-0 in casa e 1-1 al San Paolo. È tutto esaurito qui allo stadio Alberto Bicco con 2.000 napoletani arrivati da tutta Italia, quasi 6.000 gli abbonati, 10.000 spettatori sugli spalti, una gara anche a rischio per l'ordine pubblico, per il gemellaggio tra Napoli e Genoa, per i tifosi del Napoli e del Genoa. Qui allo stadio la situazione è tranquilla, non molto all'esterno, qualche piccolo incidente alla stazione ferroviaria, c'è stato anche un appello da parte del presidente dello Spezia Ruggeri alla correttezza dei suoi tifosi, al momento appello che sembra non essere caduto nel vuoto. Una partita importantissima per il Napoli che deve riscattare i due pareggi consecutivi deludenti contro Arezzo e Triestina, ma qui al Picco, e Beppe Savoldi lo sa bene perché ha allenato qui nella stagione 91-92, vincere è davvero difficilissimo, qui sembra restare al San Paolo. Lo Spezia ha perso per l'ultima volta il 27 febbraio del 2005, è passato un anno e sette mesi. Sì, buon pomeriggio e buona partita a tutti. Sì, qui è difficile giocare, scendere e giocare al Picco, incontrare la squadra di casa. Qui è veramente difficile perché qui, anche se fa freddo, qui fa sempre molto caldo.
potete immaginare cosa, che aria c'è oggi, che tensione si respira oggi nell'aria. Perciò credo che la squadra che scenderà in campo oggi, chiaramente il Napoli, dovrà fare una grande partita, fare un exploit per poter uscire con un risultato positivo. 5 punti a testa in classifica, dicevamo, il Napoli e lo Spezia hanno fatto lo stesso bottino di punti, una sola vittoria al debutto il Napoli, per lo Spezia invece la terza giornata qui in casa contro il Verona. Entrano le squadre sul terreno di gioco e allora ci fermiamo, Super Spot, e dopo grandi emozioni dal picco di La Spezia per Spezia-Napoli, vi aspettiamo. Napoli che scende in campo oggi con la maglia rossa, sopra quella maglia rossa però c'è una maglia bianca, anche il Napoli ha aderito alla giornata della legalità di Napoli, ogni napoletano oggi dovrebbe vestire una maglia bianca in occasione proprio della Notte Bianca di Napoli, un'iniziativa lanciata da Radio Kiss, una radio napoletana, un'iniziativa che ha avuto il benestare anche del Presidente della Repubblica oggi napoletano. Dicevamo di Banti di Livorno, arbitro di questa partita all'esordio con il Napoli, per lui è la 31esima in Serie B, entra in campo anche Di Reia che ha scelto questa formazione con Bogliaccino trequartista. Giocherà l'uruguaiano alle spalle della coppia formata da Calaiò e Bucchi, con Amodio in cabina di regia, confermato del resto tutto il resto della formazione che ha pareggiato contro la Triestina. C'è De Zerbi che parte dalla panchina, recuperato dall'infortunio avuto alla vigilia della partita con la Triestina, una piccola lesione all'adduttore. De Zerbi è tornato a disposizione, sarà sicuramente una variabile importante di questa partita a gara in corso. Andiamo a vedere anche la formazione dello Spezia, uno Spezia che cambia poco rispetto alla squadra che ha pareggiato a Frosinone sabato scorso 2-2. C'è la novità di Rossi al posto di Confalone, che non sta benissimo e non va nemmeno in panchina. In attacco la conferma dei due ex giocatori del Napoli, Varricchio e Dionigi, con Guidetti che parte dalla panchina. Per quanto riguarda gli altri ex, anche Alessi parte dalla panchina. C'è poi l'ex capitano del Napoli Scarlato a comandare la difesa dello Spezia. Beppe Savoldi. Sì, 4-3-3 per tutte e due le squadre. Il Napoli si presenta con le due punte alle spalle di Bucchi e Calaiò, Bogliaccino che è sicuramente più incontrista, più giocatore di centrocampo, pronto ad andare a recuperare palla, però sostanzialmente le due squadre sono speculari. Si parte allora con lo Spezia in completa tenuta bianconera, alla sinistra dei vostri teleschermi. Il Napoli invece con la maglia rossa, i pantaloncini e i calzettoni azzurri attaccherà da destra verso sinistra. Buona partita naturalmente a tutti, quinta giornata del campionato di Serie B, un campionato sempre più affascinante, un campionato davvero fantastico che Sky vi propone in diretta e in esclusiva con le sue mille emozioni. Subito Spezia allora con il tentativo da parte di Gorzegno, palla che finisce in fallo laterale, battuta dalla squadra di casa con Davide Dionigi, la rimessa laterale in favore dello Spezia, secondo però il direttore di gara e soprattutto il suo assistente Masotti la rimessa è per il Napoli, e dunque Napoli che va a battere con Grava. C'è un intervento irregolare da parte di Davide Dionigi, calcio di punizione dunque per il Napoli. Coppia l'attacco dello Spezia formata da due ex giocatori del Napoli, ovvero Massimiliano Varricchio e Davide Dionigi, hanno giocato in due momenti diversi. Dionigi è stato a Napoli nell'ultimo anno prima del fallimento, Varricchio invece pensate ha segnato il gol della prima vittoria dopo il fallimento, il nuovo Napoli contro la Vispesaro. Bogliaccino ci prova col sinistro, Santoni ci mette i guanti a deviare su Bogliaccino, ancora Napoli con Bucchi, posizione regolare, non riesce Bucchi a calciare, prima occasione per il Napoli con Mariano Bogliaccino col sinistro, grande parata di Santoni. Bucchi ha avuto l'opportunità di calciare subito, ha voluto controllare la palla, ha voluto probabilmente servire un compagno con il tacco, però qui possiamo vedere Bogliaccino, la palla gli rimbalza davanti, lui col suo sinistro collo piede perfetto direi, è stato sfortunato, bravo comunque Santoni a deviare la palla. E subito Napoli al picco con la grande occasione per Mariano Bogliaccino col sinistro. Rimessa laterale battuta dallo Spezia con Rossi, guadagna la rimessa il giocatore arrivato dalla Cremonese che ha giocato l'anno scorso in B con la maglia grigio-rossa, poi aveva sempre giocato in Serie C1, seconda stagione in B dunque per Rossi, preferito a Padoin sulla corsia di sinistra a centrocampo dove manca Confalone. Bogliaccino per Mirko Savini, e Napoli che fa la partita con l'ex viola Savini, guarda e trova Calaiò fermato però da Grieco, poi ancora palla buona per Bogliaccino che si inserisce tra le due linee, c'è la buona chiusura da parte di Gennaro Scarlato, e allora Amodio
per Savini. Un Napoli che sembra aver cominciato con molta autorità questa trasferta insidiosa, una delle più pericolose e difficili dell'intero campionato di Serie B. Spezia che qui l'anno scorso non ha mai perso nella sua cavalcata trionfale verso il ritorno in B dopo 55 anni di attesa. 14 vittorie e 3 pareggi il bilancio casalingo per la squadra di Antonio Soda, l'ultima squadra a vincere qui il Grosseto 27 febbraio 2005. È un atteggiamento questo che non mi convince, e mi spiego. Mi dà l'impressione che lo Spezia attenda il Napoli. Non è forse il Napoli che sta attaccando, ma è lo Spezia che aspetta. Aspetta per poter ripartire in contropiede. E il Napoli cerca di approfittarne con Calaio, anticipato da Scarlato. Ancora Napoli però con Montervino. Bucchi, ancora Bogliacino, può caricare il suo sinistro. Bogliacino finisce a terra per il direttore di gara che era lì a due passi. Non c'è fallo e allora si riprende col lancio lungo di Ponzo. Tra poco saluteremo anche Massimo Golini da bordo campo, anzi salutiamolo subito. Massimo, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Un breve cenno sulle condizioni climatiche, importantissime Gianluca, perché ci saranno almeno 28-30 gradi, il terreno comunque è in perfette condizioni, ma il caldo probabilmente si farà sentire alla lunga. A te. Paolo Cannavaro, avanza il difensore napoletano del Napoli, dentro a cercare Calaiò, era partito Bucchi in posizione centrale, non è stato servito da Cannavaro, ha perso palla lo Spezia però con Fusco, allora Calaiò per Montervino, in area di rigore Montervino cerca addirittura la conclusione con Bucchi in area che si lamenta per il mancato cross. Eh sì, ha ragione di lamentarsi Bucchi perché era liberissimo nell'area, addirittura nell'area di porta davanti a Santoni libero, però il capitano preferisce tirare anche se è molto angolato, qui possiamo rivedere e la palla colpita sotto va alta sopra la traversa. E Napoli comunque che ha cominciato da Napoli questa partita molto attesa in città come la partita del riscatto dopo le ultime tre partite azzurre, due punti, due pareggi consecutivi con Arezzo e Triestina, qualche critica, i primi fischi per la squadra di Reia che però ha cominciato con grande personalità e autorità questa partita. Sembra più impaurito lo Spezia di avere di fronte il Napoli, grande favorita per la promozione in Serie B. Bogliacino, il controllo, la rimessa laterale, ha cominciato bene nel ruolo di vice De Zerbi, Mariano Bogliacino, che in questo campionato aveva giocato come centrocampista centrale davanti alla difesa, ruolo ricoperto oggi dal suo connazionale Amodio. Eccolo Bogliacino per Amodio, fa girare bene il pallone il Napoli con Grava. È partito Calaiò, Calaiò e Scarlato sono stati compagni di squadra nel primo Napoli in Serie C. Scarlato capitano del Napoli ricostruito dal direttore generale Marino, dal presidente De Laurentiis, poi il divorzio alla fine della prima stagione in C. Amodio, ancora l'uruguaiano all'indietro per Paolo Cannavaro, come diceva Beppe Savoldi è lo Spezia che sta aspettando e sta giocando in contropiede. Salta Bucchi di testa, anticipato da Pietro Fusco, uno dei tanti napoletani dello Spezia. Grieco, il capitano, mette giù e allarga a sinistra per Gorzegno, l'autore del fantastico gol del pareggio nel finale a Frosinone per lo Spezia sabato scorso. Dionigi cerca di mettere questo pallone dentro dove non segue Ponzo e c'è l'uscita sicura da parte di Gennaro Iezio, che gioca con la maglia azzurra, quella che i suoi compagni esibiscono di solito ogni sabato. Oggi invece è lui a vestirla tra i pali, la maglia azzurra, Gennaro Iezio. Sale l'urlo adesso dei tifosi della curva Ferrovia, la curva spezzina, che è rimasta in silenzio nei primi 5 minuti. Di testa Fusco, ancora Ponzo, allarga il gioco per Varricchio, l'anticipo da parte di David Giubilato su Varricchio, rimessa laterale battuta dallo Spezia, ancora a cercare Varricchio, la buona chiusura da parte di Giubilato, terza partita consecutiva per lui al posto di Domizzi, che sta un po' meglio dopo una fastidiosa laringite ma non è ancora al 100% della condizione. Sale ancora il Napoli sulla destra con Calaiò, rimessa laterale per gli azzurri. Si muovono molti due attaccanti, soprattutto Emanuele Calaiò, che sta partendo adesso largo sulla destra con Bogliacino un po' più spostato a sinistra. È un Napoli che sta cercando ancora il suo equilibrio tattico, la sua fisionomia, è l'ottava formazione in 8 partite per Edi Reia tra campionato e Coppa Italia. La rimessa laterale di Montervino, salta Bucchi attaccato da due giocatori, fa proseguire Banti di Livorno. Varricchio, l'anticipo di Sam Dallabon. Grava ancora dentro, di testa Scarlato, favorisce il suo ex compagno Montervino che può spingere sulla destra a cercare questo cross per Cristian Bucchi in area.
tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Giuliano a rilanciare per lo Spezia, affidandosi come sempre a Vito Grieco. Ancora Giuliano, il cross per Dionigi, Saverino, intervento irregolare di Giubilato su Saverino, che ha un po' il compito, Beppe, di svariare da una parte all'altra della fase offensiva dello Spezia. Il lancio ancora dentro per Varricchio, la chiusura di Giubilato, poi Savini. Partita molto equilibrata con il Napoli, che però sta gestendo al momento il possesso di palla e i ritmi della gara, accelerando a suo piacimento. Ponzo, ancora Giubilato, non vuole buttarla giù, allora allarga il gioco per Grava. Napoli ha cominciato con grande determinazione questo inizio di partita, adesso ancora Montervino a guadagnare la rimessa laterale, il suo ex compagno Scarlato che perde un po' di tempo e manda il pallone fuori, poi lo allontana. Gennaro Scarlato ha vissuto due avventure a Napoli, la prima da ragazzino, dove veniva schierato addirittura da centravanti, da Olivieri che lo paragonò a Casiraghi, poi invece la seconda avventura con il nuovo Napoli, il divorzio non senza polemiche per Scarlato. Saverino, Gorzegno, il lancio, palla deviata, rimessa laterale per la squadra di casa, trascinata dal suo splendido pubblico, vi dicevo 10.000 spettatori, quasi 6.000 abbonati, campagna abbonamenti riaperta in settimana. Bogliaccino per Calaiò, fuorigioco. Netto fuorigioco di Calaiò, sono stati bravi quelli dello Spezia a salire in avanti prima che Calaiò appunto ricevesse la palla. Sono molto attenti, molto precisi, molto vicini tra di loro i difensori dello Spezia, e così si possono intendere, si possono capire, specialmente quando in quella circostanza appunto ha messo in fuorigioco Calaiò, possono salire contemporaneamente. Dionigi per Saverino, che si è allargato adesso a destra. Saverino ancora dentro, cerca il corridoio centrale, buona la chiusura di Bogliaccino, la ripartenza del Napoli con Dallabona, c'è Calaiò a sinistra, c'è Bucchi largo a destra, spinge il Napoli con Dallabona, ancora dentro per Calaiò, il lancio troppo lungo per l'attaccante azzurro. Credo però che Reia possa essere soddisfatto di questo inizio, di questi primi 10 minuti del Napoli. Lo chiediamo a Massimo Golini. Massimo. Sì, è soddisfatto di questi primi 10 minuti, non era assolutamente soddisfatto del lancio proposto a Calaiò da Dallabona in questo momento. Dallabona che si è scusato proprio in questo istante con la punta del Napoli. Un pochino più preoccupato invece l'allenatore dello Spezia, Soda, ha chiesto a Dionigi più movimento, lo vede troppo statico, deve girare con maggiore frequenza e con maggiore rapidità soprattutto intorno a Varricchio per non creare punti di riferimento ai difensori del Napoli. A te. Palla persa da Amodio, Varricchio ancora per lo Spezia, si gira, finisce a terra, punizione. Punizione per lo Spezia, se l'è conquistata Massimiliano Varricchio, che è stato ceduto definitivamente l'estate scorsa dopo che nel primo anno di C aveva giocato 8 partite segnando 4 gol, poi era finito in prestito al Pescara, ceduto definitivamente l'estate scorsa allo Spezia. Nella sua prima stagione qui ha segnato 13 gol, record personale. Saverino a battere la punizione col sinistro, attenzione a Gorzegno, e Grieco invece con il destro a cercare Gennaro Scarlato. È uno schema questo della squadra di casa, con Gennaro Scarlato che si era proiettato in avanti, molto abile tra l'altro in zona gol l'ex capitano del Napoli. Sì, e difatti è stato proprio così, qui possiamo rivedere, c'è stato un blocco centralmente e Scarlato è andato alle spalle dei suoi compagni a ricevere questa palla, però troppo lungo. Il lancio di Paolo Cannavaro per Calaiò. Calaiò contro Scarlato, cerca di difendere il pallone Calaiò, guadagna la rimessa laterale in attacco senza paura il Napoli. Calaiò per la corrente Grava, ci prova dalla lunga distanza Gianluca Grava, tiro altissimo, già un gol quest'anno per Grava nella prima giornata contro il Treviso, gol rocambolesco tra l'altro, 4 reti in carriera fino adesso per Gianluca Grava, non è un difensore goleador. Non è un difensore goleador, però come abbiamo visto poco fa si proietta in avanti e appena ha l'opportunità tira in porta. Qui non ha fatto, non ha calciato perfettamente, ha calciato un pallone di controbalzo, la palla da sotto in alto chiaramente non poteva che andare sopra la traversa. Ancora Dallabona, anticipato da Ponzo, poi Amodio. Gogliacino cerca lo spunto per Manuele Calaiò. Ancora Calaiò, recupera bene il pallone su Scarlato, tutto regolare, ancora Calaiò, sta per entrare in area di rigore, c'è una segnalazione da parte di Masotti di Bologna, ci sarà un calcio di punizione evidentemente per il Napoli con un fallo commesso da Gennaro Scarlato,
sul suo vecchio compagno di squadra Calaiò. A segno quest'anno nella trasferta di Piacenza. Rivediamo. C'era il fallo. C'è stata una trattenuta, sì, Scarlato ha trattenuto per la maglia Calaiò, è giusto la decisione di Banco. Punizione per il Napoli, affidata dalla Bona. Sono saliti anche Giubilato e Cannavaro. C'è anche Bucchi, oltre naturalmente a Calaiò e Bogliacino. Montervino e Amodio al limite dell'area. Tutto lo Spezia nella sua area di rigore, nemmeno un attaccante è lasciato davanti. I fischi del picco, fischi di paura. Parte dalla Bona, il cross secondo palo, l'anticipo di Giuliano con la schiena, calcio d'angolo per il Napoli. 13 minuti di gioco. Napoli che va adesso dalla bandierina con Dalla Bona. Spezia un po' preoccupato questa fase iniziale, nonostante il suo ruolino invidiabile qui in casa. Il Napoli che sta facendo la partita, un Napoli d'orgoglio oggi al picco. Dalla bandierina Dalla Bona, la respinta di testa di Barricchio. Savini ancora per Dalla Bona, se centra bene Dalla Bona, cerca un tiro cross, Calaiò fa da sponda, palla sul fondo, una buona iniziativa però da parte del Napoli. Bravo il Napoli in questo inizio di gara, mi aspettavo un atteggiamento diverso da parte dello Spezia, molto più aggressivo, invece lo Spezia è timidamente, si è presentato timidamente sul campo, mi ha sorpreso, comunque mi ha sorpreso favorevolmente il Napoli che non ha avuto timori, si è buttato in avanti e lo sta facendo con molta razionalità. Spezia che fino adesso ha ottenuto, vi dicevo, 5 punti, pareggio al debutto contro il Cesena con gol di Dionigi e pareggio rocambolesco di Pestrin, poi sconfitta nel finale a Bologna in inferiorità numerica, vittoria col Verona, poi pareggio a Frosinone 2-2 sabato scorso, pareggio in doppia rimonta per la squadra ligure. Adesso Bogliacino ad impostare gioco per il Napoli, Dalla Bona, è partito Savini, ancora Dalla Bona per Amodio. Amodio in mezzo per Paolo Cannavaro, si muovono davanti soprattutto Bogliacino che cerca il triangolo adesso con Bucchi. Anticipo di Scarlato su Calaiò, fallo di Ponzo su Mariano Bogliacino che sta convincendo in questa posizione di trequartista, ruolo che peraltro lui ha già occupato nella San Benedettese nel primo anno di C del Napoli con una sola punta dietro. Eccolo Bogliacino, si gira col sinistro, palo! Palo clamoroso di Bogliacino che si era forse aiutato con un braccio. E direi che questa è la posizione di Bogliacino, è un giocatore con grande qualità tecnica e messo dietro appunto le due punte tra le linee di centrocampo e quella d'attacco, lui sa cercare la posizione, come abbiamo visto poco fa ha controllato la palla, ha calciato benissimo, è stato sfortunato che ha preso il palo. È la seconda conclusione di Bogliacino da lì, da quel punto del campo, ha trovato una prima volta Santoni e una seconda volta il palo, forse dopo una deviazione dello stesso Santoni. Pericolo pubblico numero uno oggi per lo Spezia, Mariano Bogliacino che viene incontro, fa da sponda per Bucchi, palla buona per Calaiò, cerca il triangolo, Bucchi lo stop in area di rigore, anticipato da Giuliano, è un Napoli sciuponi in attacco adesso. Greco per Ponzo, all'indietro ancora per Giuliano, il lancio lungo per Dionigi, la posizione regolare, attenzione a Dionigi, parte largo, chiuso da Davide Giubilato in fallo laterale, la reazione dello Spezia ad un Napoli partito a tutto gas. Rimessa laterale in attacco, Giuliano, altro napoletano dello Spezia, non ha mai indossato la maglia del Napoli per il suo cross, sbaglia tutto Giuliano e allora il capitano Montervino per Dalla Bona, vicino alla linea del fallo laterale, l'ex milanista tiene bene il pallone in campo, poi il Napoli lo gestisce adesso con Montervino. Savini, lancio per Bucchi, la fa scorrere Calaiò, è partito a modo da dietro, tutto regolare, Banti ha lasciato proseguire Montervino, a modo all'indietro, ancora per Grava, anticipo di Gennaro Scarlato, la palla però è ancora per Calaiò, c'è un fischio da parte di Banti, calcio di punizione, forse l'occasione per andare a rivedere anche il palo colpito poco fa da Mariano Bogliacino, un sinistro davvero avvelenato da parte del centrocampista del Napoli, mentre qui di nuovo il fallo commesso su Scarlato, tra poco comunque rivedremo il palo colpito da Bogliacino, fallo di Giubilato su Dionigi, ma botta alla schiena da parte di Giubilato a Davide Dionigi,
E qui eccolo il palo di Bogliacino che si gira benissimo, forse Santoni nemmeno riesce a toccarla, la palla colpisce il palo, rivediamo se si è aiutato con il braccio, no, tutto regolare, palo pieno colpito da Bogliacino. Dalla parte opposta lo Spezia non mette i brividi a Jezzo, davvero splendida e pregevole la girata di Bogliacino. Ha girato leggermente la palla, l'ha colpita leggermente di collo interno, difatti abbiamo visto che la palla girava verso l'esterno, peccato perché avrebbe meritato il gol. Tra le altre cose il Napoli sta prendendo in mano l'iniziativa, anzi l'ha presa da subito, dall'inizio della gara, e sta attaccando, gli manca solo il gol. Napoli che forse per la prima volta dall'inizio del campionato sta davvero dimostrando sul campo quella che è la sua forza, mettendo paura all'avversario, un avversario che si presentava con credenziali sicuramente ben diverse da questa partita, che invece sta soffrendo il pressing, l'aggressività, la personalità di un Napoli finalmente convincente anche sul piano del gioco. Bogliacino dalla buona, lo scambio ancora a cercare Mirko Savini sulla sinistra, può cercare il cross da lì per Calaiò, di testa Calaiò, e la parata di Santoni, ha anticipato ancora una volta il suo avversario Calaiò. Bravo Calaiò, non poteva fare altro che colpire la palla, era troppo distante dalla porta di Santoni e per Santoni è stato troppo, fin troppo facile. È pronto l'ex portiere di Cesena, Palermo e Brescia al rinvio. Grava deve stare attento al pressing da parte di Saverino, che guadagna la rimessa laterale e i primi applausi del suo pubblico. La battuta di Giovanni Rossi per Gorzegno, l'ex dell'Albino Leffe cerca il triangolo con il suo compagno Saverino, non lo trova, Calaiò, Scarlato lo conosce bene, lo chiude, rimessa laterale per il Napoli. 19esimo minuto in corso, 0-0, mancato solo il gol. Ancora Scarlato, la rimessa sempre per un Napoli che resta in attacco, Spezia timidamente in attesa, prova a ripartire con Ponzio, non ci riesce, ancora Savini. Sembra lunga la squadra di Soda, il lancio ancora per Bucchi, fa da sponda per Calaiò, in aria ancora Calaiò a terra, tutto regolare secondo Banti, tutto regolare secondo Banti, con Gorzegno che vorrebbe addirittura il cartellino giallo per la simulazione di Calaiò. Sì, effettivamente Calaiò si è lasciato cadere, ha trovato davanti dopo il controllo un pochettino lungo sull'avversario, non poteva far diversamente, esagerata sarebbe stata l'ammonizione per simulazione. Faccio di punizione per lo Spezia, già battuto, non appena possibile, rivedremo naturalmente il contatto Gorzegno Calaiò. Barricchio, buona la sponda per Saverino, gioca un po' sulle punte lo Spezia. Bogliacino parte quasi da centrocampista centrale, qui calcia male Mariano Bogliacino che non trova né Bucchi né Calaiò, prima palla buttata dal Napoli in 20 minuti di gioco. E non dovrebbe trovarsi in quella posizione Bogliacino, non dovrebbe essere lui a lanciare, ma in quella situazione dovrebbe essere più vicino alle punte. Allora la giocata lunga sulle punte, in appoggio Bogliacino, ecco quella la sua posizione. Ancora Spezia con Gorzegno per Barricchio che finisce a terra, calcio di punizione a favore della squadra di casa. Fallo commesso su Massimiliano Barricchio, 30 anni a novembre, di Creva al Core. Ha giocato Serie B anche con Treviso, Cosenza e Pescara, prima di tornarci con lo Spezia. Giuliano, buona la chiusura per Saverino. Saverino trova subito Giuliano, all'indietro ancora per Ponzo. Sono tre protagonisti della promozione dello Spezia, attesa da 55 anni. Attenzione a Gorzegno, al suo sinistro. Ancora Gorzegno, eccolo il cross dentro per Saverino! Fuori gioco di Saverino, gol annullato. Comunque la combinazione è stata ottima, si è sviluppata sulla sinistra, con questo cross è trovato il Saverino dalla parte opposta, è andato bene a colpire di testa in tuffo, però sembrava un po' solo lì davanti. Ma difatti adesso vogliamo rivedere la sua posizione di partenza, perché dalla nostra postazione non possiamo sicuramente prendere una decisione definitiva a riguardo. Sembrava un po' troppo solo, lasciato le dimensioni del Napoli. Napoli che adesso contrattacca con Bucchi, Bogliacino, ancora Bogliacino, ha tanto spazio davanti a sé, può caricare ancora il suo sinistro, cerca invece Calaiò. Questa volta poteva ancora calciare Bogliacino, al sinistro caldo oggi l'uruguaiano. Esce lo Spezia tra gli applausi dei suoi tifosi. Rossi
ancora Saverino, fallo di Dallabona, giallo per Dallabona, è il terzo cartellino in 5 partite per l'ex milanista che adesso va in difficoltà. Beh, mi sembra esagerato anche questa decisione di Banti, non ha voluto assolutamente entrare in modo pericoloso. Qui ha trovato, vabbè, ha trovato la caviglia, ha trovato sicuramente, però la distanza era molto, molto vicina rispetto appunto alla palla. Credo che poi, essendo il primo fallo, io secondo me l'arbitro deve lasciare correre. Evidentemente vuole tenere in pugno la partita Banti. Qui stiamo rivedendo il gol di Saverino, naturalmente da questa prospettiva è impossibile valutare se Saverino fosse in posizione regolare oppure no. Punizione battuta intanto dallo Spezia, attenzione a Fusco, fermato però da Calaiò in scivolata, ancora Calaiò, c'è il lancio lungo per Bucchi, uno contro uno con Scarlato che chiude bene di testa. Poi ancora Vito Grieco, 35 anni, così come Fusco, squadra molto esperta quella spezzina, con giocatori tutti di una certa età, tutti di categoria, che in questo campionato sicuramente si fa sentire l'esperienza da Pesavolo. Eh sì, questo l'esperienza è molto importante, un campionato di Serie B che è molto, molto intenso, molto, molto lungo tra le altre cose, e allora c'è bisogno di molta esperienza che i giocatori dello Spezia ne hanno molte da vendere, giocatori di categoria che hanno giocato anche a certi livelli, vediamo Barricchio, vediamo Dionisi che i tifosi napoletani conoscono molto bene. Fallo su Giovanni Rossi, lui invece è il più giovane dello Spezia in campo, 22 anni. Attenzione a Gorzegno, al suo sinistro diventa un cross, Paolo Cannavaro e Dallabona in chiusura, c'è il fallo commesso da Dionigi, fallo commesso da Davide Dionigi, calcio di punizione per il Napoli con l'intervento irregolare da parte dell'ex attaccante azzurro. Vi dicevo, 19 gol nel primo anno napoletano, nel 2002-2003, l'anno dopo 8 gol, tra l'altro in coppia proprio con Gianluca Savoldi. È uno dei tanti ex di questa partita, sono ben 6, da Fusco che è cresciuto nelle giovanili del Napoli, poi Scarlato, Alessi, Barricchio, Zamboni, oltre a Davide Dionigi appunto. Di testa Scarlato per Dallabona, attenzione a terra Bucchi, Dallabona prosegue, calcia col sinistro, angolo per il Napoli, a terra però Cristian Bucchi. Ne approfittiamo per andare da Massimo Ugolini al 25esimo del primo tempo per un altro resoconto dalle panchine, quella di Rei e quella di Soda. Massimo. Sì, perché al di là dell'infortunio che ha subito pochi istanti fa Cristian Bucchi, credo abbia un problema, perché si è alzato dalla panchina il Pampa Sosa, si sta scaldando, sta facendo operazioni di stretching, adesso non so se questa sia una prassi, in genere non lo fa mai, c'è anche il dottor De Nicola nei paraggi, insomma tra poco vi sapremo dire di più. Per quello che riguarda l'aspetto tecnico, soddisfatto Reia soprattutto delle posizioni che stanno occupando Montervino e Dallabona, che sono bravi a non... Seguiamo l'angolo, aspetta Massimo, sì. Seguiamo l'angolo con Bogliacino, dalla bandierina si è ripreso Bucchi al centro dell'area, eccolo il cross di testa Varricchio da allontanare, la rimessa laterale proprio in favore del Napoli. Dunque vanno registrate ancora alcune posizioni, soprattutto a centrocampo da parte del Napoli, questo è un po' quello che vuole di Reia dalla sua panchina, dalla bandierina, dalla rimessa laterale Montervino. Rimessa lunga del capitano del Napoli, salta Bucchi anticipato, arriva Grava di testa per Bucchi, poi ancora Montervino, allontana Gorzegno e poi c'è il fallo commesso ancora una volta su Marco Gorzegno, calcio di punizione, e allora Massimo Golini può concludere il suo resoconto delle panchine. Massimo. Sì, stiamo parlando del centrocampo, quindi delle posizioni di Dallabona e Montervino che spesso tendono a sganciarsi in avanti, invece Reia li sta catechizzando, insomma scaricare palla, però restare sempre sul centro del campo per avere maggiore copertura, e poi Calaiò che deve giocare un po' più vicino a Bucchi. Come molto vicini stanno giocando in questo inizio di partita Dionigi e Varricchio dalla parte opposta. Eccolo Varricchio a fare da sponda per inserimento di Rossi. Fallo commesso da Rossi su Grava e la punizione in favore del Napoli, fallo commesso dal giovanissimo 22enne Rossi, che ha giocato sempre in C, Carpenedolo, Palazzolo, prima di vestire la maglia della Cremonese, in comproprietà con la Cremonese. Giovanni Rossi era squalificato nella trasferta di Frosinone, rientra oggi al posto di Confalone, un po' una scelta sorpresa da parte di Soda, nessuno si aspettava Rossi dal primo minuto. Bogliacino a sinistra per Savini,
spinge ancora il Napoli, ancora Savini, il cross per Bogliacino, lo stop di petto per dalla buona a Modi, ancora lo scambio tra i due uruguayani del Napoli, Amodio guadagna la rimessa laterale, no, secondo il direttore di gara l'ultimo a toccare è stato Amodio, un po' strano sinceramente a vedere la dinamica dell'azione, però insomma Banti era basterebbe guardare più vicino di noi, basterebbe guardare la direzione della palla dopo il contrasto tra i due giocatori. Il pubblico chiede l'espulsione di Reia che ha protestato per questa decisione da parte di Banti di Livorno, rimessa laterale per lo Spezia, battuta da Ferdinando Giuliano, fallo di Savini su Dionigi. Ci stava tutto, fallo commesso da Savini che ha abbracciato quasi da vecchio amico Davide Dionigi. 28esimo in corso, 0-0, partita molto intensa allo Stadio Picco dove il Napoli sta facendo comunque un figurone. Giuliano dentro per Saverino, Saverino all'indietro per Rossi, è partito Gorzegno a sinistra, servito adesso da Rossi, l'ex dell'Albino Leffe, punta Grava, cerca di entrare da solo, però Grava con grande mestiere inizialmente recupera il pallone, poi lo perde, però allora Gorzegno può cercare un altro cross, ma Grava questa volta chiude, si appresta a completare il suo disimpegno difensivo. È stato brava a aspettare Gorzegno, lui è molto più rapido e molto più svelto del difensore esterno dello Spezia e riesce due volte a portargli via palla. Pietro Fusco, 35 anni, anche lui ha toccato per Giuliano, ancora Fusco che faceva il raccattapalle ai tempi del Napoli di Maradona, di testa giubilato, poi Ponzo, sbaglia Ponzo e allora Napoli che può uscire ancora con Bogliacino. Sembra un Napoli dal punto di vista fisico sicuramente recuperato, come brillantezza, come velocità, ha lavorato su questo in settimana Reia. Calaiò, in mezzo c'è Bucchi, Calaiò si gira molto bene, cerca lo spazio per il cross, attaccato da Scarlato, due in aria sono finiti a terra, Ponzo e Bogliacino, in maniera poi involontaria si sono strattonati due giocatori, rimessa laterale per il Napoli, già battuta, Calaiò. All'indietro per Montervino, Montervino può provare il cross col sinistro per Bucchi, troppo lungo, Bucchi riesce ad agganciarlo, di testa allontana Giuliano, ancora Napoli però con Savini. Dalla buona, finisce a terra, non c'è fallo, Saverino, ripartenza veloce dello Spezia con Varricchio che sbaglia. Molti errori in fase di disimpegno da parte dei padroni di casa. Bogliacino, dalla buona, ancora dalla buona, c'è Calaiò largo e chiede palla. La chiusura questa volta straordinaria di Scarlato che chiude su dalla buona. Ma il Napoli è sempre lì, che sembra avere una marcia in più rispetto al suo avversario. Montervino, il cross con il destro, basso, Bucchi, aggancia in aria, cerca qualcuno con cui scambiare, non lo trova. Si scontrano due giocatori dello Spezia che sbagliano. Fusco deve allargarsi, calciare lungo dove c'è Giubilato che controlla. Ponzo, attenzione a Saverino, contro Paolo Cannavaro, preferisce evitare brutte sorprese. E ne sta cercando tutto il Napoli, cerca di sfondare a sinistra e poi a destra, in modo particolare dove la vena di Calaiò mette in apprensione i difensori dello Spezia. Bene Giubilato in chiusura, Bogliacino. C'ha davanti a sé solo Calaiò e Bucchi, problemi tra Dionigi e guardaline, il guardaline Giordano, Giordano di Caltanissetta, se ne sono dette di santa ragione, si alza tutta in piedi la panchina del Napoli, tra poco Massimo Golini, ma il Napoli in attacco alla mezz'ora con Grava, Montervino ancora Grava, il cross di Montervino dentro per Bogliacino, secondo palo, la sponda, Bucchi per Calaiò, spinge il suo avversario, Scarlato Calaiò, Massimo Golini ci racconta quello che è successo sulla panchina del Napoli, Massimo. Ma più che altro c'è stato un corpo a corpo tra Dionigi e Giubilato, il guardaline Giordano ha vegliato sulla situazione, anche se qualche giocatore della panchina del Napoli avrebbe preferito un suo intervento, perché ha detto di alcuni giocatori, insomma Dionigi ha alzato un po' troppo le mani, insomma ha spintonato un po' troppo Giubilato, però veramente Gianluca, scontri di gioco, niente di più a te. Uscita di Iezzo, subito 5 gol Gennaro Iezzo, ne aveva subito uno, pensate, nelle prime 5 giornate dello scorso campionato. Grieco, Varricchio, l'anticipo da parte di Cannavaro, attenzione ancora Cannavaro, può entrare Cannavaro da solo, Cannavaro fermato da Fusco. Non doveva entrare da quella parte, perché da quest'altra parte, cioè sulla sinistra, aveva fatto il movimento Bucchi, lui doveva andare dalla parte di là dove Bucchi appunto gli aveva lasciato lo spazio. Saverino per Grieco,
partita che si può apprezzare anche per il suo sviluppo, per il suo ritmo poco spezzettato fino adesso. Le due squadre hanno commesso pochi falli. Il Napoli, tra l'altro, è la squadra più fallosa del campionato di B e anche di A, con 107 falli commessi prima di oggi. Dionigi, fuorigioco. Fuorigioco di Dionigi al 32esimo. Infuriato il pubblico di casa. Il pubblico che ha potuto festeggiare finalmente la promozione in Serie B dopo 55 anni di attesa. Spezia che al primo colpo con il presidente Ruggeri e l'allenatore Soda ha ottenuto questa promozione. Spezia, tra l'altro, che ha nel suo pacchetto di maggioranza della società un 39,7% detenuto dal proprietario dell'Inter, Massimo Moratti. Dalla Buona. Savini. Ancora Dalla Buona. Cerca di entrare Dalla Buona, poi cambia completamente gioco a destra dove ci sono sia Montervino che Grava. Ancora Montervino per Grava, il cross bello di destro, salta ancora Bogliacino, anticipato, calcio d'angolo per il Napoli che spinge anche sugli esterni, stavolta la destra, bello il cross di Grava, buona la diagonale difensiva di Ferdinando Giuliano, il calcio d'angolo per il Napoli affidato a San Dalla Buona, 33esimo, in avanti Giubilato e Cannavaro, che sono i due saltatori principali della squadra di Edi Reia. Dalla bandierina Dalla Buona, palla dentro, salta Calaio anticipato al limite Montervino, aggancio e tiro alto. Peccato, ha fatto tutto bene il capitano, ha controllato benissimo la palla, poi secondo me ha avuto troppa fretta di calciare, avrebbe dovuto prendere più tempo, calcolare meglio. Ecco, qui vediamo che gli dà molto sotto, va sotto col piede e la palla va sopra la traversa. È anche l'anno del centenario per lo Spezia, fondato il 18 dicembre del 1906 dallo svizzero Hermann Hurny assieme ad altri suoi connazionali. Spezia che vinse anche un titolo che poi fu formalmente riconosciuto solo nel 2002, conquistato dai Vigili del Fuoco di La Spezia nel 1944. Era il campionato di guerra dell'Alta Italia dopo la sospensione del campionato di Serie A. Grieco, apertura a sinistra per Gorzegno che spinge e riesce con il petto a tenere il pallone in campo. È partito Rossi davanti a lui, c'è Saverino in mezzo che riceve. Eccolo Saverino, lo scambio ancora con Rossi, può provare il cross basso da lì, Cannavaro, Gorzegno ancora con il destro, colpisce ancora Cannavaro, ancora Gorzegno, poi Ponzo, si allunga il pallone sul fondo, Cannavaro ha fatto da scudo con il corpo. Sì, è stato bravo, bravo Cannavaro a immolarsi, si è buttato su questo tiro di collo interno di Gorzegno che voleva cercare il palo lungo, lontano dalla porta difesa da Ayez. Calciato con il destro che non è il suo piede, col sinistro ha fatto un gol meraviglioso sabato da lunga distanza all'incrocio dei pali, salvando lo Spezia dalla seconda sconfitta in campionato. Il campo il Frosinone, salta Varricchio, capocannoniere di questo Spezia 2006-2007 con due reti segnate, a Bologna la prima, in casa col Cesena la seconda, su il gol della prima vittoria stagionale dello Spezia. Varricchio orfano momentaneamente dall'inizio del suo compagno d'attacco dell'anno scorso Guidetti, 15 gol segnati, che parte dalla panchina, non è in un gran momento di forma Guidetti. Soda gli ha preferito l'ex Dionigi, ma Guidetti sarà sicuramente protagonista nel secondo tempo. 36esimo, calcio di punizione affidato ancora al mancino di Bogliacino, sale Giubilato, sale anche Paolo Cannavaro con Dalla Buona, cercano un blocco, ecco la punizione, salta Bucchi, il pallone va sul fondo, c'era anche forse fuori gioco. Peccato, grande occasione capitata a Bucchi, è rimasto solo davanti alla difesa spezzina sul primo palo, qui possiamo rivedere, è stato liberato, non è riuscito a toccare palla, però poi c'era fuori gioco di Calaio. Fuori gioco, esatto, di Calaio. Giuliano, salta Savini, in tuffo, se n'è andato il sole, adesso temperatura perfetta per giocare. Bogliacino a sinistra per Calaio che aggancia, di fronte a sé Gorzegno, uno contro uno, prova a saltarlo Calaio, entra in area Calaio, tenta il sinistro che accarezza la porta e va sul fondo. Ha cercato il secondo palo, si è visto chiaramente, si è accentrato e invece l'ha preso sotto, e il pallone è stato colpito nettamente di collo piede, vede che non gira assolutamente e poi cala poi lontano dalla porta di San Pietro. 18 gol nello scorso campionato, capocannoniere del girone B, di C1, capocannoniere del girone A, proprio Guidetti dello Spezia, inizialmente in panchina vicino ad Antonio Soda, inquadrato l'ex
giocatore, il Catanzaro del Palermo, ha giocato in tutte le categorie, da attaccante, dall'A alla C2, Antonio Soda. Ancora Calaiò. C'è Montervino che è partito dentro, ancora Montervino, forse l'ultimo a toccare proprio lui. Rimessa dal fondo dunque per lo Spezia al 37esimo del primo tempo. Non sono ancora entrati bene in partita i giocatori di casa. No, assolutamente, aspettano, è dall'inizio della partita che aspettano il Napoli. Il Napoli cosa fa? Ne approfitta e in modo particolare sviluppa le sue manovre sulla destra, dove troviamo ancora una volta Calaiò, che è in grande giornata. Peccato che a questo Napoli fino ad ora manca solo il gol, manca solo la conclusione decisiva. Colpo di testa di Cannavaro, poi Scarlato la mette giù con il petto, prova ad impostare una nuova azione Varricchio. Poi Dionigi, fuori gioco segnalato da Giordano di Caltanissetta. Protesta un po' il pubblico di casa. Posizione comunque di fuori gioco da parte di Davide Dionigi. Prima stagione per lui allo Spezia. Arrivato in prestito dalla Regina, proprietaria del suo cartellino. Bucchi, Giuliano di testa all'indietro per Santoni, che può prenderla dunque con le mani. Il portiere, anche lui è la prima stagione in bianco-nero, Nicola Santoni, lui invece è in prestito dal Brescia. Pronto al rinvio con il destro Santoni, lungo a cercare Massimiliano Varricchio. Chiusura di Paolo Cannavaro, poi di Grappa. Il lancio lungo è per Calaiò, uno contro uno con Scarlato. Borzegni è rimasto davanti, chiude benissimo Scarlato. Fusco, apertura a destra per Giuliano, apre per Ponzo. Ponzo si trascina il pallone, lo perde, allora Savini per il break del Napoli. Ancora Savini, chiede palla a Calaiò, servito Bucchi, non si capiscono i due. Qui il Napoli costruisce male la sua azione in velocità. Trova Bucchi di spalle, lui non riesce a vedere la palla e conseguentemente non riesce a controllarla. Peccato, perché si sono trovati quelli di Napoli 4 contro 4, sarebbe stata una buona opportunità, una buona occasione. Dalla buona, servito da Bogliacino, ancora Napoli, solo Napoli in questo primo tempo. Amodio, ancora Mariano Bogliacino, allarga il gioco per Montervino a destra, cerca di arrivare per vie esterne la squadra azzurra, la conclusione ancora con Montervino, il capitano che entra dentro, può provare il cross, guadagna forse l'angolo, no, perché Gorzegno in chiusura va a mandare il pallone in fallo laterale. Napoli che sta costringendo lo Spezia ad una partita prettamente difensiva, quasi giocasse in casa il Napoli. Montervino, Bogliacino, ancora Montervino, cerca il tunnel ed è nel suo avversario, poi recupera il pallone con grande aggressività, c'è Vito Grieco, però più di esperienza ne ha da vendere, la perde però Montervino, ancora può provare il cross, viene fermato regolarmente, guadagna il calcio d'angolo comunque il Napoli con Montervino, e dunque a 5 dalla fine ancora un calcio d'angolo per gli azzurri, con lo Spezia che si difende tra i fischi di paura dei suoi tifosi sotto la curva Ferrovia, la curva spezzina. Dalla bandierina col sinistro Bogliacino, esce Santoni con i pugni, la prende lui, c'è un fallo in attacco per lo Spezia, fallo da parte di Cristian Bucchi. Non è convinto Bucchi di aver fatto fallo, in effetti mi è sembrato che fosse stato Santone a rovinargli addosso, qui possiamo in effetti rivedere che è andata proprio così. Rivediamo. Fallo di Bucchi forse su un suo compagno, non sicuramente su Santoni. Batte male questa rimessa dal fondo, da dimenticare il primo tempo dello Spezia. Merito sicuramente anche del Napoli, che ha impostato una partita ad alto ritmo e con un possesso palla continuo, come anche adesso. Grava, viene incontro ancora Bogliacino che la vuole. Riceve l'ex della San Benedettese, che allarga il gioco bene per Savini sulla sinistra. Partecipa tutto il Napoli alla fase offensiva. Adesso dalla buona, il cross è per Bucchi, salta Bucchi, la prende Gorzegno, poi Grieco di impostare una nuova azione per la squadra ligure. Spezia, capoluogo di provincia, 95.000 abitanti, 103 km da Genova. Giuliano, il cross è per Varricchio, salta Giubilato a chiudere a chiave la difesa. Dalla buona, buona per Bogliacino, troppo lungo il passaggio, ma Bogliacino è in forma smagliante. Montervino a destra,
sovrapposizione di Grava. Non so quanto potrà tenere questo ritmo il Napoli. Montervino, ancora Montervino, entra dentro, posizione regolare, Montervino in mezzo per Bucchi, salva tutto Fusco. Napoli sprecone in attacco. Penetra sempre dalla destra, alla sinistra della difesa dello Spezia, però non riesce a trovare la palla giusta, l'assist giusto, il tiro giusto per cercare di fare gol. Comunque Napoli molto bene, taglia veramente la difesa dello Spezia come un panetto di buco. Attenzione, Grava, il cross, Bucchi anticipato da Giuliano, rimessa dal fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio Cristian Bucchi, ma è un Napoli che ha costruito tanto, ha concretizzato poco. Sì, direi proprio così, in sostanza è successo proprio questo. Peccato che il Napoli non abbia concluso, non sia riuscito a calciare in porta, perché le opportunità, le occasioni le ha cercate, le ha trovate, e peccato che non sia riuscito a finalizzare. Pomeriggio di assoluta tranquillità per Gennaro Iezzo. Lo Spezia non riesce proprio a trovare i meccanismi giusti sul campo. Si farà sicuramente sentire Antonio Soda. Bogliacino ancora servito da Bucchi, poi Calaiò, entra dentro Calaiò, ancora Calaiò a terra sotto gli occhi dell'arbitro, non c'è calcio di punizione, c'è una ripartenza invece dello Spezia con Scarlato, c'è Varricchio che è partito in posizione regolare, Iezzo senza problemi a rilanciare immediatamente, si arrabbia Calaiò, il Napoli è già nella metà campo dello Spezia con Montervino, servito Grava sul corridoio di destra, male però. Ultimo aggiornamento da bordo campo, Massimo Golini a un minuto e mezzo dalla fine, Massimo. Comincia a perdere la pazienza e direi che non è soddisfatto del gioco prodotto dal Napoli, non ovviamente delle conclusioni che non arrivano, questo sta facendo impensierire il tecnico del Napoli. Fusco. Ecco il lancio lungo da parte di Fusco, ma lo Spezia sbaglia i passaggi più elementari, più semplici, proprio in fase di disimpegno e di organizzazione della manovra. Squadra di Antonio Soda sembra lontana parente di quella che comunque bene aveva fatto nella finale di Supercoppa di C 14 e 18 maggio con il trofeo vinto proprio dallo Spezia tra le due squadre che hanno trionfato nei due gironi A e B di Serie C1, Spezia e Napoli. 0-0 qui al picco, 1-1 al San Paolo per la regola dei gol in trasferta, trofeo allo Spezia. Giubilato Amodio, ancora Amodio per Montervino, è partito Grava, servito adesso Grava, siamo nell'ultimo minuto di gioco, qui naturalmente il recupero Amodio, solo due tiri in porta del Napoli, troppo poco per quello che la squadra ha costruito come gioco nel primo tempo. Vedete, lo Spezia non c'è. Amodio, Montervino, a destra spinge Grava, c'è il movimento da parte di Bogliacino, Montervino, arriva lì il Napoli, il cross è di Montervino, salta Bucchi in avvitamento, palla alta sopra la traversa, ma sicuramente non viene impensierito Santoni, nemmeno un secondo di recupero. 0-0 Super Spot. Sabato scorso contro la Triestina, dimostrazione che la rosa del Napoli è una rosa di quantità e qualità, un giocatore come Capparella, grande protagonista della promozione dello scorso campionato e titolare sabato scorso, finisco oggi in tribuna. Sì, sono rimasto sorpreso anch'io di vedere Capparella in tribuna e non almeno in panchina. L'ultima partita a Napoli, Capparella è stato impiegato da centrocampista dietro le punti, sicuramente non è la sua posizione ideale, non è sicuramente il suo ruolo, sappiamo tutti che Capparella può giocare benissimo e gioca benissimo all'esterno destro, poi è stato impiegato l'anno scorso all'esterno sinistro, è andato veramente alla grande e lì è stato un po' penalizzato, non voglio sicuramente accusare nessuno, però Capparella non ha sicuramente colpa, eventualmente se avesse fatto una cattiva prestazione sabato scorso. E allora squadre di nuovo in campo per il secondo tempo di Spezia Napoli, Spezia che attaccherà in questa ripresa da destra verso sinistra sotto la curva Ferrovia, la curva dei tifosi di casa, il Napoli in maglia rossa, da sinistra verso destra, Napoli in campo con Iezzo tra i pali, Grava, Cannavaro, Giubilato, Savini in difesa, Montervino, Amodio, Dalla Buona a centrocampo, Bogliacino dietro Bucchi e Calaiò. Lo Spezia risponde con Santoni in porta, Giuliano, Scarlato, Fusco e Gorzegno in difesa, Ponzo, Grieco, Rossi e Saverino a centrocampo, Saverino che fa il vertice alto del rombo, Varricchio e Dionigi in attacco agli ordini di Banti di Livorno, 32 anni, agente di commercio, terzo anno nella CAN, un solo precedente con lo Spezia, nessuno con il Napoli,
ultima direzione di questa stagione, un po' contestata di la verità, il 20 settembre Chievo-Lazio con la vittoria della Lazio per 1-0. Si comincia allora secondo tempo di Spezia-Napoli, 0-0 risultato del primo tempo, con il Napoli assoluto dominatore della partita senza però riuscire a realizzare il gol del vantaggio. Naturalmente lo Spezia vuole approfittarne adesso in questa ripresa, Spezia che è guido commettendo fallo su Emanuele Calaiò, dunque punizione per il Napoli. Non ci sono ancora giocatori che si scaldano né da una parte né dall'altra, potrebbe esserci in questa ripresa la mossa De Zerbi per il Napoli. Calaiò va via molto bene a Gorzegno, posizione regolare, ha subito forse anche fallo Calaiò, che poi viene anticipato dal suo diretto avversario. Saverino col destro lontano, salta giubilato su Dionigi, ottima la difesa del Napoli che non ha concesso praticamente mai la conclusione né a Dionigi né a Varricchi. Grieco allarga bene per Pietro Fusco, due dei grandi protagonisti della promozione dello Spezia in Serie B. Grieco tra l'altro specialista in promozioni già ottenute con Crotone e Modena. Salta Giuliano, all'indietro ancora per Fusco. Ritmo basso imposto adesso dallo Spezia in questa ripresa. Saverino, ancora Saverino, allarga il gioco sulla sinistra per Gorzegno, si accentra Gorzegno, cercano lo spazio Varricchio, la chiusura di Paolo Cannavaro. Montervino, scivola Calaiò, la rimessa laterale però sotto la panchina di Reie per il Napoli. Montervino fa ricevere Calaiò di testa, ancora per Bucchi, c'è l'uscita da parte di Santoni. Non si sono trovati in questo caso i due attaccanti del Napoli, 4 gol in 2 fino adesso, 3 segnati da Bucchi, tutti in casa, 1 da Calaiò, in trasferta a Piacenza. Ecco le di Reia, ho detto contestate me, non la squadra, in settimana per cercare proprio di lasciare il più possibile serena la sua squadra dopo le prime critiche piovute dalla stampa dai tifosi del Napoli. Savini, giubilato, c'è Largo Grava, adesso il Napoli avanza come ha fatto nel primo tempo sugli esterni, in questo caso con Grava, servito Calaiò, viene incontro Montervino, ancora Calaiò attaccato da Scarlato, si mette la museruola, rimessa laterale per il Napoli in attacco, affidata ancora a Montervino, cercherà il lancio lungo, vediamo per la testa di Bucchi che fa da sponda, Bogliacino col sinistro, cade a terra e la parata di Santoni, forse spinto Bogliacino. Sì, un leggero contatto c'è stato sicuramente, Bogliacino ha avuto questo pallone, stava per calciare, qui possiamo rivedere Bucchi allunga la traiettoria della palla, lui si prepara, si cerca di coordinare, sta per calciare, gli rovina addosso un avversario. Episodio dubbio in area di rigore, spinto Bogliacino al momento della conclusione. Calaiò, poi dalla buona è partito Savini a sinistra, Napoli che ha ricominciato come aveva finito, ovvero con grande possesso palla, adesso Giuliano da allontanare, gioca in contropiede lo Spezia, il lancio lungo di Giubilato, cercare dalla buona che insegue, chiude Fusco, poi Grieco, attenzione Saverino, Saverino dentro, sale la difesa del Napoli, c'è un fallo commesso da Giubilato su Saverino, cartellino giallo anche per Giubilato. Dopo dalla buona, secondo giocatore ammonito della partita. Episodio dubbio dunque poco fa con Bogliacino a terra in area di rigore. Napoli che un rigore ha avuto quest'anno, la prima giornata contro il Treviso, trasformato ora Bucchi. In questo caso l'episodio è molto molto dubbio. Fusco, Giuliano, Ponzo, ancora all'indietro per Giuliano, lo scambio a cercare Dionigi. All'indietro la buona chiusura da parte di Savini e Giubilato. Dalla buona. Partito Bogliacino, servito Bucchi invece in posizione centrale. Largo Grava, c'è Montervino a destra, gioca bene il Napoli. Montervino cerca lo slalom ai danni di Rossi. Rimessa laterale battuta, cercato Calaiò in area di rigore, la sponda di Calaiò non è efficace questa volta, fallo di Amodio anche qui da cartellino, terzo giocatore del Napoli ammonito. Napoli ha commesso pochi falli ma insomma tutti abbastanza decisi, però se si chiedeva alla squadra di essere aggressiva e di calarsi un po' nella mentalità, nella realtà di questo stadio,
Napoli lo sta facendo anche fin troppo. Sì, comunque questo è giusto, il fallo, la munizione dato da Banti a Modio, l'entrata doveva evitarla, il centrocampista napoletano, non era necessario in quel momento entrare e fare fallo, interrompere l'azione dell'avversario, anche perché il Napoli era nella metà campo dello Spezia. Calcio di punizione battuto da Gennaro Scarlato, lancio lungo per Varricchio, qui c'è un fallo dal limite, calcio di punizione dal limite per lo Spezia, abbracciato Varricchio, chiede palla a Severino, lo specialista, e qui fallo ingenuo da parte dei difensori del Napoli con Varricchio che si è conquistato un buon calcio di punizione dal limite per l'intervento di Giubilato. Sì, non era necessario anche questo intervento da parte di Giubilato, sarebbe stato sufficiente allargare le braccia, allargando le braccia tu chiudi la possibilità di poter girare a destra o a sinistra l'avversario, così non l'ha fatto Giubilato, perché fino ad ora si era comportato benissimo, si era comportato veramente alla grande col suo compagno di reparto Cannavaro, però è una stupidaggine che potrebbe costargli cara. Saverino col sinistro o anche Grieco, si è sistemato bene il pallone, però Severino calcerà lui a giro, la rincorsa, palla a giro di Severino, alta sulla traversa, prima occasione da gol anche per lo Spezia. Sì, ha calciato bene, ha calciato all'esterno cercando il primo palo dalla porta difesa da Iezzo, però la palla va leggermente sopra, comunque da apprezzare l'esecuzione, qui lo possiamo rivedere. Davide Severino, 29 anni, cresciuto nel Varese con Mario Beretta, allenatore, anche se le sue migliori stagioni sono state a Livorno con Iaconi, ha vinto il campionato dalla C1 alla B segnando 7 gol, poi è stato molto sfortunato nelle ultime stagioni, si è rotto 2 volte il crociato anteriore, qui alla Spezia ha trovato la sua seconda casa, Saverino in scadenza di contratto ma il rinnovo è alle porte per lui. Rossi, ancora Saverino all'indietro per Gorzegno, adesso pare che lo Spezia abbia acquisito un po' più di coraggio dopo il calcio di punizione di Saverino, qui Grieco ha sbagliato il passaggio, ma agli eroi della promozione viene perdonato tutto, e dunque applausi anche per Grieco, nonostante l'errore in disimpegno. 8 minuti di gioco, tra poco Massimo Golini ci racconterà come è ricominciata la partita tra le due panchine. Tanto di testa Gorzegno, ancora per Bogliacino, guadagna un calcio d'angolo il Napoli sull'iniziativa del migliore in campo in assoluto, Mariano Bogliacino. C'è un tentativo di risveglio, un timido risveglio da parte dello Spezia che sembra a livello emotivo essersi svegliato, però è sempre il Napoli in attacco. Bogliacino della bandierina, Cannavaro Giubilato dentro, salta Giubilato a allontanare Montrevino in area di rigore, Montrevino cerca lo spunto per un cross pericoloso, salva tutto Varricchio che allontana per Dionigi, buona la chiusura di Grava, ancora Montrevino, Napoli sempre in attacco, c'è Calaiò in mezzo, ecco le cross per Calaiò anticipato, la palla resta lì, Santoni evita il calcio d'angolo, e ancora un Napoli che attacca ma non tira in porta. Sì, anche questo cross di Montervino è troppo alto, una troppa parabola, in difficoltà gli attaccanti nell'andare incontro di testa su questi palloni, tra le altre cose doveva servire secondo me Bucchi che si era posizionato sul primo palo. Salta ancora Cannavaro, questa volta non c'è fallo su Dionigi, e allora Napoli che riparte con Amodio, buono il controllo, c'è dalla buona in mezzo, Amodio allarga subito il gioco per Savini, c'è una sola squadra che gioca in campo ma non tira in porta, non riesce a trovare il varco giusto per tirare, Savini, ecco il suo cross col sinistro, allontana Fusco, poi Ponzo e dalla buona ancora all'indietro per Giubilato, Giubilato cerca di cambiare gioco dalla porta opposta per Montervino, chiude Rossi, chiude anche Gorzegno che calcia il più lontano possibile dove c'è però Cannavaro, all'indietro per Giubilato, lungo il lancio per Bucchi, salta anche Scarlato, fuori gioco di rientro, Massimo Golini ci racconta questi primi 9 minuti in panchina. Massimo. Perciò dal secondo tempo è cominciato come era terminato il primo, decisamente insoddisfatto, adesso sta facendo caldare gli uomini della panchina, sta pensando a come cercare di dare una svolta a questa partita, lo stesso ovviamente sta facendo Sosa Reia che non sta facendo invece scaldare nessuno, evidentemente soddisfatto, ha chiesto a Bogliacini di cercare di giocare più avanti, di avanzare il suo raggio di azione di almeno 5-10 metri per stare più vicino alle due punte. Ha regalato un calcio d'angolo Giubilato a Varricchio al decimo di questa ripresa, ha regalato il tiro dalla bandierina facendosi tradire dal rimpallo e dunque angolo per la squadra di casa, affidato a Saverino, Iezzo maglia azzurra
sistema le marcature in area di rigore. Battuta Ponzio, ancora Severino, dietro c'è Grieco, il cross di Grieco di prima intenzione, salta Giubilato che allontana, ancora Vito Grieco per Giuliano, Scarlato in azione offensiva, eccolo il cross col sinistro, la parata di Jezzo, Gennaro Scarlato che nella primavera del Napoli, quando era ragazzo, giocava da seconda punta al fianco di Dino Fava, adesso al Treviso. Ancora Bogliacino, cerca e trova dalla buona sulla sinistra, in mezzo Calaiò e Bucchi, ecco le cross Calaiò e Santoni ancora una volta riesce a salvare la sua porta. Che occasione per il Napoli con Calaiò, è bravo dalla buona a mettere in mezzo questo pallone, è bravo Calaiò ad andare incontro alla palla, la gira in tuffo e la mette, la cerca di mettere dal lato opposto della porta di Santoni, ma Santoni con il piede riesce a ribattere la palla. Adesso è una bella partita con lo Spezia che è ripartito, ma sono rimasti in 5 davanti dello Spezia, allora il Napoli va a approfittarne con Calaiò, in mezzo Bucchi e Montervino, Calaiò salta Giuliano, fallo e cartellino giallo anche per il difensore dello Spezia, Fusco, non per Giuliano ma per Fusco, anche se il fallo l'ha commesso Giuliano. Sì, l'ha ricevuto. Forse per protesta. No, perché ha buttato via la palla, almeno da quanto mi è constatato. Ammonito comunque Fusco e cartellino giallo anche per lui, dopo che il Napoli ha costruito un'altra ottima occasione da gol, questa volta con Calaiò di testa sul cross da sinistra di Dallabona. È stato bravo Santoni, protagonista di questa partita con l'intervento al primo minuto di gioco su Bogliacino e quest'altro adesso su Calaiò di testa. 12esimo, allora la punizione affidata ancora dalla buona in aria Cannavaro, Bucchi, Calaiò e Bogliacino. Giubilato questa volta resta dietro, si lamenta con Banti, Giubilato parte dalla buona con il destro sul secondo palo a cercare ancora Cannavaro che fa da sponda, il suo diventa un tiro in porta sull'esterno della... Ha cercato Cannavaro dal lato opposto, però la palla troppo alta, Cannavaro riesce ad andare su, colpisce la palla però non riesce a metterla in mezzo. 13esimo minuto, Santoni protagonista, il 27enne portiere di Ravenna cresciuto nel Cesena, eccolo qui su Calaiò con il corpo Santoni, avevano chiesto il fuorigioco i tifosi e i giocatori dello Spezia, dentro Nello Russo al posto di Davide Dionigi, cerca dunque evidentemente Soda, l'attaccante di peso, forte fisicamente, perché vede che la sua squadra non riesce a costruire azioni e quindi preferisce avere davanti una sponda più abile dove lanciargli il pallone e poi cercare soprattutto sulle sue spizzicate la velocità di Varricchio. Dunque dentro Nello Russo e non Guidetti, a disposizione quattro attaccanti comunque di valore, Antonio Soda, così che ricorre al 25enne russo in comproprietà, pensate, fra Crotone e Inter. Ed è in prestito alla Spezia Nello Russo, che segnò nel giorno del suo debutto in Serie A proprio con l'Inter a 18 anni, 5 dicembre del 99, Inter Udinese, segnò al 90esimo il gol del 3-0. Tra l'altro Guidetti non sta nemmeno benissimo, problemi fisici per lui, dunque al suo posto Soda ha preferito far entrare Nello Russo e non Guidetti. Bogliacino sulla linea del fallo laterale, guadagna la rimessa in attacco ancora il Napoli con Savini. 14esimo minuto nel corso di questa ripresa, con il Napoli ancora in attacco, Dallabona per Savini, cerca ancora Dallabona, si gira Dallabona all'improvviso, ma così il Napoli difficilmente potrà segnare. Conclusione sul fondo senza alcun problema per Nicola Santoni. Sì, Dallabona cerca, trova questo pallone sul destro, è al vertice dell'area di rigore, troppo lontano, la palla poi tra le altre cose colpita malissimo con l'interno del piede e va fuori di molto dallo specchio, dalla porta difesa da Santoni. Posizione irregolare qui di Varricchio, irregolare dunque, calcio di punizione per il Napoli che nel 2006 ha vinto una sola volta lontano dal San Paolo a Manfredonia il 5 marzo con gol di Pia, oggi indisponibile. Sono passati 7 mesi più o meno da quel giorno.
Bucchi di testa ancora per Calaiò, in area di rigore Calaiò si gira col sinistro ancora alto, Napoli ancora sprecone. Sì, ottima combinazione Bucchi-Calaiò, il quale riceve non tanto bene perché è costretto a indietreggiare. Ecco, qui lo possiamo rivedere, il corpo è arretrato, colpisce la palla dal basso verso l'alto e la palla va purtroppo sopra la traversa, purtroppo per lui sopra la traversa. Crea ma non concretizza il Napoli. Lo Spezia sta a guardare. Lancio di Santoni, ancora per Bogliacino. Bogliacino per Bucchi. Bucchi cerca e trova Calaiò, posizione regolare. Calaiò in area di rigore, il sinistro, la parata ancora di Santoni che salva su Calaiò. È un Napoli che spreca tantissimo in area. Montervino sulla traversa. Bravo ancora Calaiò che colpisce a questo pallone. D'interno piede, non angola però bene, bravo Santoni a ribattere. Poi Montervino su una palla ribattuta ancora, calcia in porta, cerca con l'esterno del piede il palo lungo della porta difesa da Santoni. Qui lo possiamo rivedere però anziché colpire di esterno la prende con lo piede e la palla va sopra la traversa. Ancora Santoni protagonista su Calaiò, adesso è rimasto a terra il portiere dello Spezia che ha salvato su Calaiò, anche se da un grande attaccante come Beppe Savoldi mi aspetto di sapere se è più merito del portiere in uscita o demerito dell'attaccante che gli ha praticamente calciato addosso. Rivediamo da qui ecco, Santoni ha fatto tutto, ha fatto quello che poteva fare, non c'è niente da fare e Calaiò doveva angolare di più. Infatti la palla vedi che è passata sotto il busto, sotto il petto di Santoni. Se invece l'avesse colpita leggermente più a destra, vedete, è centrale, doveva angolarla di più. Può cercare anche il dribbling in quel caso lì Calaiò, intanto esplode un petardo, protestano i tifosi dello Spezia, esempio di grande correttezza fino adesso sia la curva dello Spezia che quella del Napoli. È arrivato però un petardo che viene allontanato immediatamente dai vigili del fuoco, mentre Banti di Livorno adesso si avvicina al suo assistente. Santoni è stato quasi colpito dal petardo, guardate qui, sicuramente ha sentito di molto anche il frastuono e forse ci sarà inversione di campo. Massimo Golini, Massimo. Gianluca, non sono riuscito ad ascoltare cosa ha detto al responsabile qui di campo l'arbitro Banti. Ovviamente c'è molta preoccupazione per questo razzo che è stato, questo fumogeno è stato lanciato in campo. Adesso Santoni si sta allontanando, probabilmente verrà sostituito comunque, ma non per il razzo per il contatto nell'azione del gol fallito da Calaiò. C'è da dire che Banti comunque parlando anche qui col quarto uomo potrebbe serenamente invertire i campi, quindi non creare più problemi al portiere dello Spezia. E credo che lo stia facendo, vediamo a centrocampo la discussione tra l'arbitro e i capitani. Voglio dire, è un episodio che credo possa anche rimanere tale, quindi può darsi che Santoni possa serenamente anche tornarsene comunque nella sua porta, perché i tifosi del Napoli hanno dimostrato grande correttezza fino adesso e non credo succederà altro. Ricordo, Santoni si è infortunato non per il petardo ma evidentemente nell'uscita e non ci sarà credo nemmeno inversione di campo, è stata un'ipotesi che evidentemente l'arbitro ha voluto vagliare. Massimo. Sì, adesso si sta ritornando nei pressi del quarto uomo, qui ci sono anche i responsabili dell'ufficio indagini, insomma della Lega. Santoni intanto si sta riavvicinando alla sua porta. Paolo Cannavaro ha chiesto se avrebbero dovuto cambiare campo, l'arbitro ha risposto di no, quindi evidentemente si riprenderà a giocare. Ma sì. Si vedrà insomma come andrà a finire, insomma se i tifosi del Napoli continueranno ovviamente a gettare fumogeni in campo, inevitabile dalla decisione di invertire le porte. Ribadisco insomma le condizioni di Santoni sembrano migliorate, anche se il portiere sembra sofferente, si sta scaldando anche il portiere di riserve. Ora datemi un minuto, sento cosa sta dicendo Montervino Banca. Tra l'altro è un fumogeno che è caduto, il primo fumogeno che è stato lanciato, non c'è stato un fitto lancio di fumogeni da parte della curva del Napoli. Comunque sta di fatto che adesso sembra che tutto possa proseguire. Qui rivediamo l'uscita di Santoni che evidentemente nel tuffarsi
Ma qui si è fatto male, qui cadendo su Calaiò, qui cercando di prendere Calaiò, evidentemente si è fatto male in uscita su Calaiò. Si prosegue comunque con la stessa disposizione sul campo da parte di Spezia e Napoli. Non so se Massimo Golini ha degli aggiornamenti oppure no da bordo campo. Vedo anche Sosa coinvolto dai giocatori dello Spezia adesso, che non so cosa gli chiedano, ma c'è un po' di nervosismo in campo, eppure la partita è filata via comunque liscia fino adesso. Santoni intanto credo che non ce la faccia, continua a guardare la panchina. Massimo? Sì, ha chiesto il cambio Santoni, entrerà Rotoli che ha già smesso il fratino. Montervino si sta avvicinando a Banti, ci sono stati anche i giocatori del Napoli che si sono avvicinati alla curva dei tifosi del Napoli per invitarli alla calma. Montervino, il concetto espresso all'arbitro è stato questo: è arrivato un fumogeno, d'accordo, però insomma adesso non esageriamo, adesso evidentemente ha perorato la causa dei supporter che stanno dietro la porta di Santoni, che intanto continua a restare in campo. Ha chiesto il cambio, però continua a chiedere la sostituzione. Ha chiesto di aspettare, poi dopo chiede, sì, il cambio. Esattamente, è così Gianluca. Sa che non ce la fa più, comunque. Rotoli è pronto. Entra Rotoli. Voglio dire, è giusto che si continui a giocare così con la stessa disposizione di campo del secondo tempo. Non mi pareva ci fossero i presupposti per chiedere un'inversione di campo. Esce Santoni, che è stato il grande protagonista di questa partita. Ha salvato la sua porta in almeno tre circostanze, nel primo tempo su Bogliacino, nella ripresa due volte su Calaiò. Poi si è fatto male, lascia il campo Nicola Santoni. Al suo posto Ivano Rotoli, 34 anni, che ha seguito il suo vecchio allenatore Soda. Lo ha seguito dalla Sanremese. L'anno scorso 29 presenze, grande protagonista della promozione, insieme con l'ex portiere dello Spezia, l'argentino Rubini. E grande prestazione di Santoni, peccato che sia uscito, veramente ha fatto delle cose veramente magistrali, ha salvato letteralmente il risultato. Massimo Golini. Sì, perché evidentemente qui non tutti avevano capito quello che era successo a Santoni e per questo c'è stato questo conciliabolo con l'arbitro, con il quarto uomo, con gli ispettori dell'ufficio indagini. Qualcuno pensava che Santoni fosse costretto a uscire per via del fumogeno, invece tutto è stato chiarito. Ovviamente si tratta di un'azione di gioco, in questo senso anche la correttezza del portiere, che ha subito smentito insomma l'episodio razzo, il fattore razzo. Eh sì, quindi grande correttezza anche da parte di Santoni, che però ha dovuto lasciare il campo per l'infortunio. Dall'altra parte Iezzo, che fino adesso ha vissuto un pomeriggio di assoluta tranquillità, si aspettava sicuramente un altro tipo di partita Gennaro Iezzo, e invece non ha dovuto effettuare fino adesso nemmeno una parata. Saltato Rossi, rimessa laterale per il Napoli. Montervino dentro per Bucchi, la chiusura di Fusco in calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo per il Napoli, va a batterlo Mariano Bogliacino col sinistro. La bandierina all'uruguaiano, il migliore del Napoli. La battuta di Bogliacino, l'uscita di Rotoli, il colpo di testa da parte di Calaiò sul fondo, sull'uscita del portiere. C'era forse anche un fallo in attacco da parte del Napoli. Eh sì, Rotoli è uscito a vuoto, evidentemente non è ancora caldo, non è ancora entrato in partita. La palla è andata a Calaiò, però stava indietreggiando, è costretto a non riuscire a dare forza, impulso alla palla. La palla è andata fuori. Cambio nello Spezia, dovrebbe uscire Saverino, al suo posto entrare Maltagliati, dunque un altro difensore Maltagliati al posto di Saverino, che sembra tenere ai suoi occhi, poi lascia il campo Davide Saverino. Una sostituzione che anche a livello tattico cambia molto la partita, perché dimostra come la Spezia voglia evidentemente difendere questo risultato, Beppe. Eh sì, alla luce di quanto sta succedendo è chiaro che Soda vuole cautelarsi, vuole essere soprattutto tranquillo in fase difensiva, e inserisce un difensore in più, toglie un centrocampista. È evidente che Soda ha paura di perdere questa partita. In effetti è il Napoli che sta facendo la partita, e se io fossi allenatore mi preoccuperei, come del resto si sta preoccupando lui. Gioca quasi a tre dietro adesso
lo Spezia con Fusco su Bucchi e Maltagliati su Calaiò, e Scarlato insomma libero e si stacca dietro ai due difensori centrali. Maltagliati 37 anni, una vita nel Torino, poi Piacenza, Ancona, Cagliari, la sua seconda stagione alla Spezia per Maltagliati, protagonista della promozione. Nello Russo, palla persa, fallo su Dallabona. 22esimo in corso, 0-0 al picco tra la Spezia e Napoli. Napoli decisamente meglio sul piano del gioco rispetto alle prime partite, forse la migliore sul piano della qualità espressa da parte della squadra di Reja, che però ha poco concretizzato la sua enorme mole di gioco. Montervino si è allargato a destra, Grava, ancora Montervino, Calaiò, Grava scivola davanti a sé Gorsegno, servito Montervino sulla destra, ancora Montervino vuole entrare dentro, forse riesce a guadagnare un calcio d'angolo il capitano del Napoli, così è, calcio d'angolo al 23esimo conquistato da Montervino. Anche il capitano ha disputato forse la miglior prestazione stagionale. Andrà dalla bandierina però col sinistro Bogliacino. In aria naturalmente attenzione a Paolo Cannavaro, è giubilato, l'uscita di Rotoli, la palla al limite, Dallabona con il destro, la palla resta in aria, non ci arriva Paolo Cannavaro, ancora Napoli però, Montervino, c'è Bogliacino col sinistro, eccolo il cross di Bogliacino, esce Rotoli e il colpo di testa del Napoli con Paolo Cannavaro, 1-0, Paolo Cannavaro porta in vantaggio il Napoli al 23esimo, gol meritato per gli azzurri. Sì, a forza di dai e dai il Napoli è riuscito a mettere dentro questo pallone, l'ha fatto Cannavaro con un bellissimo colpo di testa, però dobbiamo dire che Rotoli purtroppo è uscito a vuoto e ha fatto le fortune del Napoli. Paolo Cannavaro ha portato in vantaggio il Napoli al 23esimo sull'uscita a vuoto, la seconda uscita a vuoto consecutiva da parte di Rotoli. Rivediamo il cross di Bogliacino, mischione in aria, Paolo Cannavaro va più su di tutti, gol da centravanti per Paolo Cannavaro, 1-0 per il Napoli. E adesso arriva un altro petardo, però arriva un altro petardo in campo, è Rotoli stesso che lo va a allontanare. Tifosi del Napoli state calmi, 24esimo, 1-0 per il Napoli, il gol di Paolo Cannavaro, il suo primo in campionato, il suo secondo stagionale dopo quello straordinario in Coppa Italia contro la Juventus. Napoli che attacca ancora con Calaiò, l'uscita di testa da parte di Rotoli, altro petardo che arriva in campo e fischiano giustamente i tifosi dello Spezia. Napoli che poi va così anche a rischio squalifica però del proprio campo. Massimo Golini. C'è addirittura Reja che è uscito dalla panchina per invitare i tifosi del Napoli a non lanciare più fumogeni in campo, ovviamente questo potrebbe essere un problema per il Napoli. A te. Grieco ha allargato il gioco per Gorsegno, la reazione dello Spezia con Gorsegno, c'è il cross, la chiusura con la pancia da parte di Grava, ancora Grava e c'è calcio d'angolo per lo Spezia, faccia a faccia, muso a muso, Gorsegno e Grava. Napoli a 20 minuti dall'impresa. Un gol meritato quello di Paolo Cannavaro, arrivato dopo una prestazione di assoluto livello, quella della squadra azzurra, che adesso però deve difendere il vantaggio dalla inevitabile reazione dello Spezia con l'angolo battuto, Jezzi in uscita con i pugni che allontana. Rimessa laterale per i padroni di casa. Festeggiano e cantano i tifosi del Napoli nella loro curva. Ha segnato un cuore di Napoli, Paolo Cannavaro, napoletano di fuorigrotta che è tornato a vestire questa maglia dopo 7 anni. Gorsegno, eccolo ancora il cross di testa ad allontanare Savini, Amodio, poi Calaiò per Montervino, spinge Montervino sulla destra, sono in 4 contro 3, Montervino, c'è Calaiò e lo serve, ancora Calaiò, cerca il numero, Calaiò finisce a terra, calcio di punizione, fallo commesso da Pietro Fusco. Bene bene Napoli, si difende e poi riparte in contropiede velocemente, qui l'abbiamo visto fare con il capitano Montervino, ha trovato Calaiò, Calaiò ha cercato il numero, il suo colpo di tacco non è riuscito, però è in avanti il Napoli e cerca il secondo gol. Bogliacino ancora sulla destra, moto perpetuo, imprendibile per i suoi avversari, Bogliacino uomo assist in occasione del gol di Cannavaro, partito dal suo sinistro, il cross per il vantaggio meritato del Napoli. Giubilato, il lancio lungo,
Bucchi, lo stop per Calaiò in area, Calaiò al limite, arriva ancora Bucchi insieme con Dallabona, fermati. Napoli che cerca il raddoppio adesso, Pogliacino lì indietro per Savini, è guarito il Napoli. Amodio, ancora Amodio dentro a cercare Savini sulla sinistra, formato da Giuliano. Intervento poi di Savini che riprende il pallone in maniera irregolare, aiutandosi con un braccio sul difensore dello Spezia. Un calcio di punizione per la squadra di casa, è bastato un cambio, no? Quello del portiere, con Santoni costretto ad uscire, è entrato Rotoli che sicuramente non era ben riscaldato, è entrato a freddo, due uscite a vuoto per il portiere spezzino. Sulla seconda ne ha approfittato Cannavaro. Sì, è stato proprio così, sfortunato Rotoli, è stato costretto a andare in porta a sostituire il suo compagno, non era sicuramente caldo, non si era neanche mosso, si era solo messo i guanti, si era posizionato in porta e perciò non poteva essere pronto. Savini dentro ancora per Bucchi, buono l'aggancio di Bucchi, scarlato, forse il fallo con gamba alta nei confronti di Bucchi, protesta anche Reia, reazione dello Spezia con Varricchio, messo giù, tutto regolare, Paolo Cannavaro, dentro per Calaiò, fuori gioco. 28esimo, sorride anche il guardaline Giordano di Caltanissetta, Reia che protesta, Reia espulso, espulso Reia per le proteste cominciate con l'intervento di Scarlato su Bucchi, che secondo l'allenatore friulano del Napoli meritava l'intervento da parte del direttore di gara. Espulso Reia, Massimo Golini. Massimo. Sì, adesso sta parlottando anche Calaiò, cerca di far cambiare idea a Banti, che ovviamente non ha la minima intenzione di scostarsi dalla sua decisione, si sta riavvicinando a Reia che sta dando le ultime indicazioni al suo secondo Viviani. C'è da dire che la protesta di Reia è stata decisamente veemente ma composta, lo aveva già fatto nel primo tempo e alla prima protesta Banti si era subito avvicinato, dando segni forse di un'eccessiva attenzione al regolamento. Adesso però Reia si è allontanato ribadendo la sua convinzione all'arbitro, sostenendo che non meritava di essere espulso. Banti però ovviamente irremovibile a norma di regolamento. Espulso Reia, terza espulsione per Reia sulla panchina del Napoli dopo quella con la San Benedettese nella semifinale playoff e quella di Foggia nello scorso campionato, dove seguì la partita addirittura dal tunnel, dal sottopassaggio, proprio con il nostro Massimo Golini, che invece non credo riuscirà a seguire adesso la finale della partita con Reia. Reia è andato dalla parte opposta del campo e adesso il Napoli sarà guidato in panchina da Fabio Viviani, il secondo di Reia. Spezia che attacca adesso al limite con Giuliano, può provare il sinistro ancora Giuliano al limite, Iezzo in due tempi a bloccare. 29esimo, 1-0 per il Napoli senza il suo allenatore in panchina. Tira Giuliano da fuori area di sinistro, la palla passa in mezzo a una foresta, possiamo definire così, di gambe. La Iezzo vede la palla all'ultimo momento, però è facile poi la parata. Fallo su Paolo Cannavaro, l'autore del gol del riscatto per il Napoli. Un sogno per lui tornare a vestire quella maglia, un sogno quella di vestirla con il suo più famoso fratello Fabio, che ha già promesso di voler finire la carriera a Napoli in coppia proprio con Paolo Cannavaro, che qui stacca da attaccante vero alla Beppe Savoldi in anticipo sui difensori dello Spezia. Paolo Cannavaro che già sabato scorso con la Triestina, sempre di testa, aveva costretto Generoso Rossi all'intervento straordinario, poteva essere in quell'occasione il gol della vittoria proprio nel finale. Entra Sosa nel Napoli. Un quarto d'ora ancora alla fine, un quarto d'ora di speranza per i tifosi dello Spezia, un quarto d'ora di passione per quelli del Napoli, che però hanno quantomeno rivisto dalla loro squadra attenzione, concentrazione e soprattutto gioco. Ponzo, dentro ancora per Rossi, posizione regolare, Rossi! E palla sul fondo, incredibile errore da parte di Rossi! Non ci posso credere, avevo visto la palla in rete e Rossi ha fatto tutto bene, è andato nello spazio, ha ricevuto, ha fatto rimbalzare il pallone e di collo piede, io mi aspettavo, ecco qui possiamo rivedere, guardate, ha avuto tutto il tempo, ha calciato leggermente di collo esterno e la palla è andata fuori. Ha sbagliato un gol incredibile Rossi! Davvero! Non è un attaccante, è un difensore, insomma, che gioca anche a centrocampo. Si è trovato sul destro, che poi non è neanche il suo piede.
l'occasione per pareggiare della prima vera grande palla gol della partita per lo Spezia. Sosa per Bucchi, il Pampa per Bucchi in attacco adesso per dare sostanza ed esperienza all'attacco del Napoli. Napoli senza Reia in panchina, c'è il suo vice Fabio Viviani che da allenatore ha guidato la primavera del Vicenza, per un periodo ha guidato anche il Treviso. Calaiò, va ancora Calaiò in velocità, trattenuto da Gorzegno che riesce però a salvarsi bene. Gorzegno, fallo commesso da Calaiò in attacco, e Viviani adesso a comandare il Napoli dalla panchina, ex centrocampista anche di grande qualità in mezzo al campo sia nel Vicenza di Guidolin, giocava in coppia centrale con Mimmo Di Carlo, poi nel Treviso, una parentesi anche nel Milan. Giuliano spinge a destra, ecco il cross basso di Giuliano, salta Modio che allontana. Napoli che adesso non deve avere paura di vincere. Greco, si gira Greco in mezzo a tre, attaccato da Sosa e da Modio, abile nel servire Maltagliati, il cross di Maltagliati, Giubilato che allontana, voglia 5. Spinge Montervino sulla destra, minuti 33, 3 contro 3, chiede palla a Sosa sul secondo palo, entra Montervino da solo, preferisce l'azione solitaria, Montervino ancora fermato regolarmente da Gorzegno. E doveva puntare prima, doveva essere molto più rapido ed è più deciso, o crossare o puntare. Questa decisione ha fatto sì che il difensore dello Spezia li portasse via palla. Parricchio per Ponzo, ancora Ponzo, entra in area, il sinistro di Ponzo altissimo, finisce in curva Ferrovia. Non è il suo piede, si accentra, credo che volesse crossare, invece la prende molto molto male la palla e va a finire veramente in Ferrovia. Qui lo possiamo rivedere, gli salta anche male, è stato anche sfortunato. Massimo Golini, cosa sta dicendo Viviani, il nuovo allenatore del Napoli in panchina? Massimo. Ovviamente è preoccupato, sta dicendo ai suoi giocatori di giocare la palla, di stare più calmi, di allargare il gioco sulle fasce. È visibilmente preoccupato Gianluca. Calaiò di testa per Bogliacino, fermato questa volta da Ponzo. C'è una reazione d'orgoglio da parte della squadra di casa che è stata per tutta la partita in balia dell'avversario, che adesso naturalmente sotto di un gol prova a spingere con Rossi, si è mangiato un gol clamoroso poco fa. C'è l'uscita da parte di Gennaro Iezzo che rilancia con le mani per Montervino, è un finale tutto da vivere amici. Montervino per Grava, spinge Grava sulla destra, 34esimo, il cross di Grava per Sosa, Giuliano lì indietro, portiere Rotoli nel frattempo si è scaldato. Greco, eccolo Fabio Viviani, il vice di Reia che deve fare le veci dopo l'espulsione. Il lancio dentro di Greco, attenzione, posizione regolare, no, fuori gioco di Varricchio e poi calcia comunque fuori. Ci ha pensato un po' il guardaline di destra dell'arbitro Banti prima di alzare la bandierina, voleva probabilmente essere sicuro, poi l'ha alzata, molto deciso, e fuori gioco di Varricchio. Rivediamo da qui, sembra regolare la posizione, sembra regolare la posizione di Varricchio. Ci aveva pensato un po' il guardaline, in effetti non avrebbe dovuto alzare qui la bandierina. Salta Sosa anticipato, servito Calaiò, fuori gioco anche di Calaiò. Punizione battuta dallo Spezia, ancora con Rossi, il lancio lungo di Rossi a cercare Nello Russo, non ha potuto fare molto dopo il suo ingresso in campo, sulle palle alte è stato sempre anticipato da Paolo Cannavaro e Giubilato. All'indietro a Modio, rinvio lungo di Iezzo, salta e controlla il pallone Giuliano, poi Ponzo, va via Savini, dentro per Greco, palla buona per lo Spezia, adesso il cross di Greco a cercare sulla sinistra Rossi, c'è lo spazio per il cross da parte di Rossi, eccolo deviato, Montervino ci mette una gamba, poi di testa Giubilato, arriva incontro Sosa, è un Napoli guerriero adesso. Calaiò, è partito Sosa, Calaiò si ferma, tiene palla, fa respirare la sua squadra. Bogliacino dentro ancora per Calaiò, parte in velocità Calaiò, c'è Gorzegno in netto anticipo, Rotoli. Non era la soluzione che cercava Calaiò, perché il passaggio era per Sosa, la palla gli è arrivata in mezzo ai piedi, lui è stato costretto ad inseguire il pallone, è andata così. Il momento di De Zerbi nel Napoli, 10 minuti per Roberto De Zerbi, vediamo chi uscirà. Esce Calaiò, fuori Calaiò, dentro De Zerbi, giocherà con una sola punta il Napoli, con
con Sosa alle sue spalle, De Zerbi. Calaiò chiede spiegazioni a Viviani. Perché io? Non è d'accordo qui in maniera decisamente eloquente Calaiò con il cambio. Massimo Golini, Massimo. Hai raccontato benissimo tutto quello che è successo. Continua a scuotere il capo, si sta avvicinando a Viviani e Calaiò, non si salutano i due. Evidentemente Gianluca, non escludo che sia anche arrivata una comunicazione dal tunnel degli spogliatoi. Avevo visto degli addetti del Napoli che si aggiravano, questo però non lo posso assolutamente dire. De Zerbi, attenzione De Zerbi, pallonetto che esce sul fondo, ha fatto una cosa pazzesca De Zerbi, da 40 metri ha cercato il gol del secolo, porta via la palla a Giuliano che indeciso non sapeva a chi darla, lui De Zerbi. Attenzione Varricchio, regolare Varricchio, c'è la deviazione di Giubilato in calcio d'angolo, un finale di grande passione, di grande emotività allo Stadio Picco, con il Napoli che adesso è costretto a soffrire in questo finale. C'è De Zerbi dunque per un Calaiò furioso che non ha accettato bene il cambio. La quarta sostituzione in 6 partite di campionato per Calaiò. Dentro il pallone, colpo di testa da parte di Sosa. Quarta su 5 di campionato naturalmente. Fuori gioco qui da parte di Grieco. 4 su 5 per Calaiò, che aveva finito solo la gara con la Triestina di sabato. In 73 partite ufficiali con Reia in panchina, questa è la sostituzione numero 39 per Emanuele Calaiò. Questa volta però in maniera molto eloquente non ha gradito il cambio deciso forse da Viviani, forse da Reia. Al suo posto Roberto De Zerbi, che fa la seconda punta adesso con Sosa davanti, lui alle spalle. Eccolo De Zerbi che va in anticipo sul suo avversario, salta Fusco, cerca di puntarlo De Zerbi, che ha recuperato dall'infortunio. C'è Grava che è partito in velocità, eccolo Grava, il cross di destro, la chiusura da parte di Maltagliati e Fusco, poi Grava ruba palla ancora per De Zerbi, la posizione regolare, De Zerbi cerca il numero a Fusco, prova a guadagnare tempo e spazio De Zerbi, attaccato anche da Scarlato. C'è un giocatore dello Spezia a terra, si tratta di Gorzegno, ai crampi. Ai crampi Gorzegno. Arrivano in soccorso Nello Russo, arriva anche Paolo Cannavaro. 39esimo minuto, facciamo un po' il punto della situazione con Massimo Golini in panchina. Massimo. Adesso anche Viviani sta predicando calma, sta controllando sempre l'orologio perché molti ovviamente chiedono quanto manchi alla fine della partita. Calaiò è seduto in panchina, sembra più sereno francamente adesso. Gianluca è veramente stanco, mentre si sta scaldando con particolare attenzione Maldonado, a cui in questo istante Viviani sta impartendo le ultime indicazioni. Evidentemente il prossimo cambio Maldonado. Evidentemente la reazione di Calaiò Beppe dalla voglia di voler restare in campo fino alla fine ad aiutare il Napoli a centrare questo successo che in trasferta manca da 7 mesi. Ma gli fa onore questa reazione, mi fa piacere perché vuol dire che c'è l'attaccamento alla squadra, c'è l'attaccamento allo spirito di gruppo che Reia ha detto più volte che esiste nel Napoli, ed è questo, è vero. Però io credo che abbia fatto bene Viviani, vice di Reia, in questo finale di partita a cambiare due attaccanti. È uscito Bucchi ed è entrato Sosa, è uscito Calaiò ed è entrato De Zerbi, perché lì davanti adesso c'è bisogno di correre, c'è bisogno di tanta energia, c'è bisogno di fiato, bisogna tenere palla per cercare di fare salire la squadra e far passare tempo. Tanto Gorzegno è fuori dal campo e ce la farà comunque, adesso chiede l'ok da parte di Banti per tornare in campo. E allora Modio, colpo di testa di Bogliacino ancora per De Zerbi che è entrato subito in partita. Eccolo De Zerbi, c'è con lo spazio per il sinistro, calcia malissimo, diventa un assist per Sosa che forse riesce a tenerlo in campo. No, palla sul fondo, ci ha provato De Zerbi, chiede scusa a Bogliacino. Massimo Golini, Massimo. Si uscirà Savini che non è in perfette condizioni fisiche, la sua corsa non è più fluida come nel primo tempo. 5 alla fine, dentro Maldonado per Savini, non vuole rischiare nulla il Napoli. Viviani in questo momento in particolare in panchina vuole gente al massimo della condizione, ecco perché ci sarà questo cambio dopo il fischio dell'arbitro, che adesso si accorge della segnalazione del suo assistente. Fuori Savini, dentro Maldonado. Paraguaiano è stato tra gli artefici della promozione del Napoli,
lo scorso campionato, poi in pre-campionato quest'anno sembrava aver soffiato il posto a Grava, poi invece Grava è tornato in pianta stabile titolare. Adesso Maldonado deve ritagliarsi degli spazi comunque importanti in questa avventura azzurra, in questo finale di partita, una partita chiave per il futuro del Napoli qui allo stadio Picco di La Spezia. Maldonado va in difesa adesso a saltare, punizione battuta dai padroni di casa con Giuliano. All'indietro Grieco, mette il pallone dentro nel mucchio, salta proprio Maltagliati in anticipo, Scarlato, attenzione, Paolo Cannavaro che allontana, Bogliacino che stoppa, si gira Bogliacino, riparte il Napoli in velocità, dentro per De Zerbi, uno contro uno con Fusco. De Zerbi salta il suo avversario e si allunga il pallone sulla sinistra, ancora De Zerbi, in mezzo c'è Sosa, De Zerbi rientra con il destro, ancora De Zerbi, eccolo il cross, la palla che finisce in calcio d'angolo. De Zerbi consente alla squadra di respirare, è molto in fase di disimpegno. E difatti è quello che sta facendo, quello che ha chiesto sicuramente Reia a Viviani dopo l'inserimento appunto di De Zerbi, tenere palla, lui è fresco, ha la possibilità di poter mettere in difficoltà la difesa dello Spezia. Ma lui dalla bandierina, è salito anche Maldonado appena entrato, c'è Sosa, c'è Paolo Cannavaro, eccolo il cross, saltano male i giocatori dello Spezia, poi dalla buona colpisce Maldonado, Bogliacino che allontana, 3 alla fine. Salta Giubilato, la palla è buona per Paolo Cannavaro, la lascia scorrere per De Zerbi, De Zerbi l'aggancio con un braccio, voleva il rigore De Zerbi, ma c'è la segnalazione da parte dell'assistente, il fallo di mano l'ha commesso forse proprio o lui o dalla buona, dunque punizione per lo Spezia, che adesso viene incitato dai suoi, qui c'era un fallo di mano di Maltagliati comunque nettissimo. Non so cosa abbia visto qui il guardalinea. Evidentemente ha alzato la bandierina, che ha segnalato l'attenzione, ha portato l'attenzione dell'arbitro per un evidente fuorigioco, almeno così. O c'era fuorigioco o altrimenti il fallo di mano l'ha commesso Maltagliati. La spiegazione più ovvia, almeno secondo quello abbiamo visto, cioè alzato la bandierina il guardalinea e il fischio dell'arbitro, segnandolo appunto la posizione di uno dei giocatori del Napoli in mezzo all'area. 43-2 alla fine, Montervino battere questa rimessa laterale. Fusco, poi De Zerbi ancora in anticipo su Gorzegno, ancora De Zerbi, cerca di accentrarsi De Zerbi, poi cambia gioco per Amodio, troppo lungo l'uscita di Rotoli, voleva palla Sosa. È partito intanto lo Spezia con Giuliano, ultimo assalto della squadra di casa che ha impensierito Jez soltanto in una circostanza con il tiro fuori da buonissima posizione di Rossi. Adesso lo Spezia ancora con Ponzo, all'indietro per Grieco, facile per Montervino mettere giù il pallone, Bogliacino. De Zerbi, ancora Bogliacino, si allunga Mariano Bogliacino che entra, prova ad entrare, perde palla De Zerbi, uomo partita Sky tra poco di Beppe Savoldi, con Montervino ancora in possesso di palla, si accentra il capitano, eccolo Mariano Bogliacino, grave, si allunga il pallone, rimessa laterale in favore dello Spezia con Scarlato che ha lasciato la difesa, adesso fa il centrocampista aggiunto, quasi la punta, va ad affiancarsi adesso in attacco a Russo e a Varricchio, Scarlato, e sappiamo quanto sia pericoloso in fase offensiva, lo sanno anche i tifosi del Napoli. Scarlato contro il Foggia 2 anni fa segnò un gol e un assist per Pia proprio nel finale, giocando da attaccante puro, cosa che sta cercando di fare anche adesso, ma il suo Spezia non lo aiuta, ha perso un altro pallone in attacco, rimessa laterale, eccolo Bogliacino per Sosa. Ancora rimessa laterale in favore della squadra di casa. Scarlato. Scarlato supera bene il suo avversario. Supera anche Bogliacino. Supera anche Amodio. Serve un pallone buono per Nello Russo. C'è la chiusura di Giubilato. Ancora Nello Russo. Finito il tempo regolamentare. Cross da parte di Rossi sul secondo palo. Salta Ponzo che fa da sponda, al limite Giuliano, il destro altissimo di Giuliano. Male male, è capitata una grande opportunità a Giuliano, controlla malissimo la sua posizione e inevitabilmente quello della palla, la calcia non si sa bene se di collo interno o collo esterno, guardate, tutto scomposto e la palla va alta. Nuova partita Sky di Beppe Savoldi. Guarda, direi alla luce di quanto ho potuto vedere, credo che la
il Napoli di quest'oggi, questo exploit di questo Napoli sul campo dello Spezia sia anche se non è finita ancora. Derivato, sì, beh, è chiaro, è evidente, sia derivato anche dalla grande prestazione di Bogliacino. Bogliacino che è riuscito con la sua qualità, con la sua intelligenza a tenere vicino i due reparti, quello di centrocampo e il reparto d'attacco. 5 di recupero, 5 minuti di recupero. Uno se n'è già andato, c'è stato un triplice fischio dalle curve, dalla curva del Napoli in particolare. Amodio ancora in possesso di palla, ha giocato una grande partita anche Nicolas Amodio, che finisce a terra adesso. Punizione per il Napoli, l'uomo partita Sky dunque per Beppe Savoldi e Mariano Bogliacino. Un palo, un tiro nel primo tempo, una grande prestazione in fase di appoggio, di disimpegno, ma soprattutto di costruzione dell'azione. Un Bogliacino ritrovato, valore aggiunto di questo Napoli oggi. Montervino, De Zerbi, cerca lo scambio, ancora Montervino, indietro per Grava, allarga il gioco per De Zerbi, ancora De Zerbi, cerca il colpo di tacco nella rimessa laterale in favore del Napoli. Rimessa laterale affidato a Montervino, il capitano. Se ne sono andati 2 minuti di recupero, ce ne saranno ancora 3. Ecco la battuta lunga, salta Sosa, la sponda dalla buona, col sinistro, cosa sbagliato dalla buona. Anche lui ha avuto una grande opportunità come Giuliano dalla parte opposta nell'area del Napoli con Giuliano appunto che ha tirato alta. Lui gli è arrivato alla palla sul sinistro, quindi possiamo rivedere, forse è troppo sotto, la palla la calcia alta, la colpisce alta e non può che andare alta. Ma quanti gol ha sbagliato il Napoli? De Zerbi, Montervino, miglior prestazione stagionale in assoluto. Quanti errori sotto porta da parte dei giocatori azzurri. È lì che dovrà lavorare adesso Di Reia, dopo aver ritrovato sul piano del carattere, del gioco, anche dell'equilibrio tattico, la sua squadra. Rossi, 2 e mezzo ancora da giocare. Nello Russo tiene il pallone in campo, ancora Nello Russo cerca di cambiare gioco, lo fa per Ponzo, insegue il pallone Ponzo, una delle sue caratteristiche principali è la corsa. Ancora triplici fischi in curva, il lancio di Ponzo dentro, salta Cannavaro che allontana, poi Maldonado viene incontro De Zerbi con un braccio, Ponzo, Grieco per Giuliano, attenzione Giuliano, troppo spazio per Giuliano, dentro per Varricchio, la posizione regolare, Varricchio anche lui calcia alto, festival degli errori. Sì, poi in questi ultimi minuti nel finale della partita è chiaro che le forze vengono meno e i riflessi di conseguenza. Questa qui è sicuramente a livello nervoso si fa sentire, qui lo possiamo rivedere, leggermente corpo arretrato, la palla viene colpita sotto e va sopra la traversa. Peccato per lo Spezia perché ha avuto 2 buone opportunità qui con Varricchio e precedentemente con Giuliano. Scarlato, ancora Scarlato cerca di andare sul fondo per cercare il cross deviato dai difensori del Napoli, ancora Gorzegno, facile per Amodio. Il Napoli può forse finire addirittura in attacco, contropiede veloce degli azzurri che stanno bene anche fisicamente, adesso lo dimostrano con Dallabona. C'è Sosa in mezzo, De Zerbi e Montervino a seguire l'azione. Sosa preferisce con la sua grande esperienza tenere il pallone lì vicino alla bandierina e riesce a guadagnare anche un importante calcio d'angolo. Sosa quota 97 gol in carriera. Meno di un minuto alla fine, avete visto lo sguardo di Rotoli, chissà, forse di averla combinato un po' grossa in occasione del gol di Cannavaro. Napoli che cerca di tenere palla fino alla fine lì vicino alla bandierina, continuano ad arrivare degli ingannevoli fischi da parte dei tifosi, non è invece fischio finale da parte di Banti, si continua con Sosa, guadagna ancora una rimessa laterale, 30 secondi all'impresa del Napoli. Mai nessuno qui ha vinto nell'ultimo anno e 7 mesi, c'è riuscito il Grosseto l'ultima volta il 27 febbraio del 2005. 10 secondi alla fine, Spezia 0, Napoli 1, il gol di Paolo Cannavaro, se la prende comoda Montervino, è pronto a battere questa rimessa laterale il capitano al cuore di Napoli. Il lancio lungo di Montervino per Sosa, non la prende, De Zerbi di testa, alto sulla traversa, altro errore del Napoli in attacco. Banti guarda il cronometro, Scarlato, forse l'ultima azione per lo Spezia, ancora Scarlato, dentro per Nello Russo, si prosegue, ancora Scarlato. È già finito il recupero, Giubilato di testa, ancora Nello Russo, poi Grava che allontana, Banti continua ancora, evidentemente far giocare altri 30 secondi, continua a guardare il cronometro, Ponzo, poi Giuliano, all'indietro ancora per Ponzo,
vuole far finire l'azione. Eccolo il cross, salta Giubilato che allontana. Vediamo se riesce ad evitare il calcio d'angolo Maldonado. Farà tirare comunque il calcio d'angolo Banti, nonostante il quinto minuto di recupero sia già scaduto da 43 secondi. Ci sarà un calcio d'angolo per lo Spezia, deve aver dato un minuto in più di recupero. Battuto l'angolo, Grieco all'indietro per Ponzo. Eccolo il cross, esce Jezzo che la blocca. Finisce qui, il Napoli vince in trasferta dopo 7 mesi e vince su un campo che era stato inviolato per 1 anno e 7 mesi. Un'impresa del Napoli, super spot. Nuova Hyundai Tucson. Di essere guarito dalla crisi, Beppe Savoldi. Sì, è stato veramente un grande Napoli. Oggi io temevo, perché questa è una piazza veramente molto molto delicata, molto calda, e invece il Napoli è venuto qui e ha fatto una grande prestazione. Per vincere qui bisogna fare una grande prestazione. Io dico che oggi il Napoli è stato convincente sotto tutti i punti di vista. Ha giocato bene, abbiamo visto il Napoli dell'anno scorso quando ha giocato il meglio di sé nelle partite più importanti, quelle che contavano. Evidentemente questo Napoli ha carattere, ha personalità, e l'ha dimostrato oggi su una piazza che questa qui è molto molto delicata. E Napoli riabbraccia Napoli, gli applausi dei giocatori, dei tifosi per un amore ritrovato dopo i fischi di sabato scorso. La gente di Napoli chiedeva alla propria squadra una prestazione di coraggio, di grinta, e il Napoli è riuscito a vincere in questo stadio, uno stadio che adesso comunque lascia i propri beniamini con gli applausi, finisce tra gli applausi di tutto lo stadio per una bella partita, una festa di calcio, un Napoli che dimostra di essere una squadra che può puntare alla promozione in Serie A. Stiamo rivedendo il gol di Paolo Cannavaro, destino forse che Napoli abbia ritrovato la vittoria grazie al gol di un napoletano vero. Sì, è stato bravissimo Cannavaro, come hai detto giustamente tu, mi sembrava un attaccante vero, però lui è stato bravo non solo in attacco ma anche in difesa. Lui con Giubilato veramente sono stati due grandissimi giocatori, due pilastri della difesa. Un monumento forse anche a Mariano Bogliacino, uomo partita Sky con Massimo Golini. Eccoci qui, sei tornato dietro le punte e il Napoli vola. No, per fortuna tutti abbiamo giocato una bella prestazione. Abbiamo messo la cattiveria che non ha mancato in qualche altra partita e per fortuna abbiamo portato questi 3 punti, sono importanti per noi. Cosa è cambiato in questa settimana? Perché siete sembrati veramente un'altra squadra rispetto a quella un po' molle della partita contro la Triestina. Sì, sappiamo che siamo una bella squadra, però dobbiamo sempre dimostrare in campo. Credo che oggi la cattiveria è lo che abbiamo dimostrato di più, e il gioco nostro di tenere palla la sotterra, no? Senti, la prossima settimana torna De Zerbi, che fai tu? Scali dietro, per te non è un problema giocare anche davanti alla difesa? No, non è un problema, però questo lo deve decidere il mister, io sono tranquillo. Però il tuo ruolo, ti trovi meglio là davanti, dai. Oggi ho fatto una bella prestazione e sono contento per quello. Grazie a te Gianluca. Siamo un grande Napoli che spugna la Spezia, nessuno forse se l'aspettava, molti addirittura avevano messo in discussione la panchina di Reja, che invece ha confermato oggi di essere l'allenatore giusto per questo Napoli. Io temevo, l'ho detto, l'ho dichiarato, e adesso devo dire invece che ho sbagliato tutto. Credevo uno Spezia molto più forte, specialmente in casa, come lo ha sempre dimostrato negli anni passati, è la luce della mia esperienza. Invece oggi abbiamo visto un grande Napoli, veramente. E Napoli ha fatto una grande prestazione, ha fatto un grande exploit e ha meritato di vincere la partita. Tra le altre cose dobbiamo dire che anche lo Spezia non si è tirato indietro, ha avuto anche lui le buone occasioni per pareggiare, però alla fine possiamo dire che questo è stato il festival delle conclusioni sbagliate. Tantissimi errori sotto porta sia da una parte che dall'altra, alla fine ha deciso il gol di Paolo Cannavaro, un napoletano vero, un napoletano che adesso sognerà di tornare a giocare con suo fratello Fabio nel Napoli che verrà, nel Napoli da Serie A. Grazie da Gianluca Di Marzio e da Beppe Savoldi. Adesso con Fabio Guadagnini e Mario Sconcerti tutti i gol di questa giornata in Serie B, e naturalmente torneremo dagli spogliatoi del Picco con Massimo Golini e i suoi ospiti. Ancora buon proseguimento di serata. Quadratura per Emiliano Mondonico, tecnico di